Ok, la registrazione è partita. Benissimo. Allora, benvenute e benvenuti a questo secondo incontro del seminario Editoria Oggi, organizzato da me e da Diego Cavallotti. Oggi sono veramente, veramente lieta di potervi presentare Marino Sinibaldi, che è con noi e che converserà con noi. Parteciperanno alla conversazione tutti quelli che vorranno. Sergio Nuvoli, capo ufficio stampa, anche sicuramente interverrà, e i colleghi che avranno piacere. Allora, provo a presentare Marino Sinibaldi, che ha un curriculum lunghissimo e che ho anche verificato su Wikipedia, dove ha una voce. Allora, la prima cosa che possiamo dire è che è stato autore e conduttore dai primi anni Ottanta di programmi radiofonici e televisivi. Ricordiamo per Rai 2 Super Giovani, per Rai 3 La Storia Siamo Noi, per Radio 1 Senza Rete, per Radio 3 Fine Secolo, Lampi e dal 1999 Fahrenheit, con l'H al centro, come dicono in sigla, che è uno dei nostri, anche gli altri, insomma, ma questo è un programma culturale sui libri per noi veramente di riferimento. Dopo essere stato dall'inizio del 2000 vice direttore dei programmi radiofonici, dal 2009 al 20, aprile 2021, cioè ieri praticamente, è stato il direttore di Radio 3 Rai. Ha collaborato con la rivista Ombre Rosse ed è tra i fondatori della rivista Linea d'Ombra. Ha ricevuto anche numerosi premi per le sue attività di giornalismo radiofonico, di informazione culturale, tra cui uno dal nome molto bello, Una vita per i libri, che gli è stato assegnato dall'AIE, cioè dall'Associazione Editori Italiani. È stato anche presidente del Teatro di Roma dal 2014 e dal 2017, mi piace ricordarlo oggi, che la newsletter del Teatro di Roma è arrivata con la notizia proprio della riapertura dei primi spettacoli in scena. Marino Sinibaldi cura rassegne culturali, ha ideato e dirige Libri Come, il Festival del Libro e della Lettura che si tiene all'Auditorium Parco della Musica di Roma, ma è anche autore di saggi di critica letteraria per Einaudi, Bompiani, Baldini e Castoldi, che vanno da saggi di storia della cultura e delle comunicazioni di massa a voci per l'enciclopedia Treccani o per l'enciclopedia della radio edita da Garzanti. Vorrei ricordare alcune delle sue pubblicazioni che vanno dagli anni 70, in particolare fra il 77 e il 78 Sinibaldi pubblica due saggi per Savelli sugli avvenimenti del 68 e sul movimento del 77. E inoltre nello stesso anno cura con Luigi Manconi per Feltrinelli il libro di Gad Lerner, Uno strano movimento di strani studenti, composizione politica e cultura dei non garantiti. A questa prima fase poi succede una fase più saggistico-letteraria, diciamo, per cui nel 97 per Donzelli pubblica Pulp, la letteratura nell'era della simultaneità, nel 99 per Einaudi un bellissimo libro, È difficile parlare di sé, la raccolta delle conversazioni radiofoniche con Natalia Ginzburg, e del 14 per la terza, Un millimetro in là, intervista sulla cultura. Ricordo infine che è membro del direttivo del Premio Strega e che da gennaio 2020 è presidente del Centro per il Libro e la Lettura CEPEL. Allora, do il benvenuto a Marino Sinibaldi e ricordo che le ultime volte che ci siamo visti eravamo una volta a Sassari, sulla piazza di Sassari, una sera per il festival Sulla Terra Leggeri, a parlare di libri su divanetti, e in piazza c'erano persone con le sedie, persone della città, ma anche turisti di tutte le età. Poi ci siamo rivisti qualche mese fa alla presentazione di un libro che Marino Sinibaldi doveva presentare all'interno del ciclo del seminario di filosofia di Trieste, un incontro su Zoom che è andato anche perduto, nel senso che poi è stato interrotto da dei disturbatori e quindi la presentazione non c'è stata. Quindi è tutto cambiato nel frattempo. Io partirei proprio da qui, da dove siamo oggi.
Ma io partirei, Marina, da questa voce di Wikipedia, perché ieri Marina, allora lo diciamo agli studenti, ieri Marina Guglielmi, la professoressa, come immagino dobbiamo chiamare Guglielmi, mi ha telefonato e mi ha detto per accordarci, cose insomma normali e del tutto ovvie, salutari prima di fare una cosa. Poi mi ha detto, ma ti presento con la voce di Wikipedia. Io sono, e mi ha detto, ma l'hai fatta tu questa voce di Wikipedia? Io non l'ho fatta io questa voce di Wikipedia, tant'è che sono schiantato dalla voce di Wikipedia che ha letto la, che ha preso la professoressa, che è, non è che dica il falso, anzi dice cose vere, ma dice un sacco che insomma non sono tutte così, così rilevanti, e mi fa sembrare non più vecchio, perché quello è impossibile, gli anni sono se a un certo punto sono numerabili, ma più attivo, più potente o più invadente con tutte queste cose. No, io l'altra cosa che però ho detto, promesso a Marina, e dicevo, era, visto che citava Wikipedia, cominciamo da una cosa, no? Cominciamo dal fatto che ogni volta si comincia da Wikipedia, o Wikipedia, o Wikipedia. Tutti cominciano, ognuno la pronuncia a modo suo, ma tutti cominciano da lì, diciamo. Ecco, tutti cominciano da Wikipedia. Ora, a me questo sembra uno dei fatti più significativi e più sottovalutati del nostro tempo, nel senso che, comincio subito a metà di un discorso che meriterebbe delle premesse, ma poi magari le facciamo, poi magari se c'è qualcosa di poco chiaro me lo dite. Pensate come sono sempre, per fortuna, contraddittori i tempi, no? Adesso qualunque cosa stia accadendo con la pandemia, stanno accadendo delle cose gravissime e bisognerà parlarne, perché hanno delle influenze enormi su tutto il mondo, diciamo, della comunicazione, dell'informazione, dell'editoria, sui nostri comportamenti e costumi più profondi, quindi bisogna parlarne. Però qualunque cosa stesse accadendo, il nostro tempo pieno di contraddizioni, conflitti, però due elementi sembravano capitali nel nostro tempo. Uno è l'economia, in particolare, per parlarne dal punto di vista non astratto, ma diciamo dei comportamenti generali, una forte valutazione del denaro, diciamo, un grande significato materiale e simbolico che ha assunto il denaro. Non c'è stata un'epoca in cui non abbia contato molto, naturalmente, però si presume che finita l'era delle grandi narrazioni ideologiche, delle grandi motivazioni ideologiche, il denaro nella forma più banale, non per forza criminale, diciamo, anzi nemmeno mai criminale, comunque il denaro è uno delle grandi momenti dell'attività umana. Sembra il nostro tempo è il tempo in cui l'economia ha travolto altre discipline. Bene, ed è sicuramente così. L'altro grande fattore, elemento diciamo distintivo nel nostro tempo, su un piano del tutto diverso, diciamo psicosociale, il narcisismo, è una sindrome che è una sindrome specifica, ma al di là dell'uso specifico, diciamo clinico, una sindrome diagnosticata nelle nostre città già negli anni 70-80 del secolo scorso. In particolare c'è un filosofo americano che si chiama Christopher Lasch, che ha molto scritto su questo, e diciamo effettivamente siamo in un'epoca narcisistica, avrebbe da dire, no? I social esponiamo noi stessi molto più delle generazioni passate. Io ammetto di non avere nemmeno tanto, cioè non è che mi dispiace, cioè mi sembri così colpevole esibire se stessi, naturalmente produce un sacco di effetti, però insomma nel bene e nel male diciamo diamo per scontato che il narcisismo, cioè la valorizzazione del sé, insomma, e fino all'esibizione del sé, sia uno dei grandi motori, diciamo, del nostro tempo. Quindi il denaro e il narcisismo. Non vi sembra strano che tutti cominciamo ogni discorso e voi cominciate ogni ricerca, io comincio ogni articolo consultando Wikipedia, che è un luogo gratuito e anonimo, cioè in cui non c'è né denaro né narcisismo? Non vi sembra strano che l'universo digitale, che poi è una cosa enorme, gigantesca, ma alla fine la pagina che si apre nel nostro computer quando clicco Natalia Ginzburg o Marina Guglielmi, si apra con una, noi così diciamo automaticamente ci affidiamo intanto per cominciare, e poi diciamolo pure per finire, nel senso che a volte le voci sono esaurienti e non ci serve altro, a una voce fatta da un anonimo che non ha guadagnato una lira e non ha avuto nemmeno il risarcimento psicologico, il compenso psicologico di mettere il suo nome. A me sembra una di quelle zeppe, di quelle contraddizioni che si infilano come nelle ruote dei cavalli o quelle contraddizioni che si infilano in una descrizione del tempo, e meriterebbero più attenzione, intanto perché non è una contraddizione marginale. Ripeto, sto parlando che nell'epoca in cui il mondo è dominato da Google, Amazon,
Apple, Facebook, ne scordo sempre una delle cinque, come i sette nani, comunque insomma quelle là, Google, Amazon, Microsoft, Apple, diciamo, quel mondo domina. Alla fine la pagina più vista, la cosa alla quale sicuramente ricordiamo tutti, la prima occorrenza, come si dice in gergo, di tutte le nostre pagine, sia una cosa gratuita e anonima. Io mi fermo qui, nel senso che penso che questa sia una specie di contraddizione alla quale, come dire, va lasciata che ognuno ci pensi, no? E vede che cosa comporta. Io dico solo questo, che mi sembra una di quelle cose che ti fanno capire che appunto i tempi sono sempre aperti e sempre contraddittori. Adesso non so, non Sì. conosco ragazzi collegati, spesso vi vengono consegnate o ci consegniamo, ci rassegniamo a delle descrizioni compatte, no, del proprio tempo, specie quando prevale il pessimismo oppure l'irrealismo, quel famoso sentimento che sembrerebbe avere la presunzione di descrivere la realtà. Ecco, il realismo sociologico, perché dice tante cose sulla digitale, la società della sorveglianza, tutte cose vere, con le quali sono in larghissima parte d'accordo. Trascura però di dire che però in cima a tutto sto mondo, la prima riga che vediamo, la prima è un posto gratuito e anonimo. Sì, questa riflessione Marina ci coglie, ci tocca particolarmente perché riguarda poi la fruizione dell'informazione culturale, cioè come fare cultura oggi, quali strumenti utilizzare e che informazioni trovare in un momento di massima abbondanza delle informazioni. Tu nel libro bianco che avete pubblicato con il Centro Libro e la Lettura, il CEPEL, adesso che è disponibile in open access, lo dico agli studenti, a tutti quanti, il libro bianco sulla lettura e i consumi culturali in Italia, dall'emergenza a un piano per la ripartenza, parli di un'autentica rivoluzione culturale rispetto a questo. Allora, non abbiamo più l'enciclopedia, la Treccani dove andavamo a sfogliare, a guardare le cose, ma abbiamo appunto una serie di possibilità tecnologiche, ma al tempo stesso abbiamo anche il libro, l'oggetto libro che invece resiste a tutto questo. Cosa pensi come lo vedi il libro in questa situazione, in questa rivoluzione? Lo vedo dentro tutto questo mondo sempre più affollato di oggetti e di possibilità, con sempre maggiori rischi di concentrazione, perché ecco, non vorrei che l'inizio così ottimistico, persino elegiaco su Wikipedia faccia pensare che non sia come tanti preoccupato del fatto che viviamo un'era dell'accesso, in cui possiamo accedere, però che le porte dell'accesso si stanno stringendo, ci sono pochissimi varchi, o meglio, ci sono molti varchi governati da poche corporation, da pochi interessi. Quindi, questo è sempre nella storia. Penso di poter trarre questa lezione dalla storia. Un po' presuntuosamente, è sempre il pericolo, no? Che la libertà sia limitata, nel senso che sia in mano a poche persone. Il nostro interesse è avere il massimo di libertà possibile. E la cosa che a me mi colpisce molto, diciamo, che quella cosa che tu citavi, il libro bianco, è stato pubblicato dal Centro per il Libro e cercava di mappare le letture e anche altri comportamenti culturali durante la pandemia, vedere come erano cambiati. La pandemia, da questo punto di vista, come da altri punti di vista, è stato un dramma, è un dramma, le cui dimensioni e profondità non siamo nemmeno ancora in grado di misurare, quanto cambierà davvero la vita di ciascuno di noi. Il senso della vita sociale e la nostra vita interiore, quante ferite o quante conflitti o quante angosce, inquietudini rimarranno dentro, non siamo ancora in grado di capirlo, però per come ha funzionato è stato una specie di gigantesco rivelatore di cose che c'erano già e che non capivamo, di possibilità e anche naturalmente di danni, di limiti, no? Una specie di evidenziatore, sapete quando su una pagina intera si comincia col pennarello, con l'evidenziatore a sottolineare, ecco, la pandemia ha funzionato come se avesse portato a galla delle cose che non vedevamo forse, ripeto, come possibilità, ma anche molto adesso per parlare di cose più serie dei nostri argomenti, pensate a
quanto ha evidenziato della drammatica situazione sanitaria di parti anche del nostro paese che invece si vivevano come un'eccellenza, no? Per dire che cos'è un evidenziatore, cioè una cosa che ti fa scoprire, ti fa vedere bene delle cose che prima vedevi male, ed è stato anche un gigantesco acceleratore di processi la pandemia, oltre che purtroppo acceleratore di vite. C'ha avuto, poi c'è un'altra funzione che è distruttiva, puramente distruttiva, cioè la pandemia, come altri eventi che accadono nella storia, hanno questi elementi. Da un lato sono distruttori, cioè delle cose le distruggono proprio, oltre che delle vite, delle forme di vita, dei pensieri, delle altre le evidenziano, cioè portano a galla cose che c'erano e magari non vedevi, e infine molte le accelerano. Ecco, nel campo della comunicazione culturale, quindi anche dell'editoria, c'è sicuramente un'accelerazione che è legata a questa dimensione digitale che si è impossessata delle nostre vite. Vedete, poi voi siete giovani, si parla molto, insomma, del digitale, lo si associa sempre alle giovani generazioni. In realtà quello che è accaduto durante la pandemia, e penso che molti di voi possono essere testimoni a partire da storie personali o familiari, è che hanno scoperto il digitale non i giovani che già ci stavano dentro, ma quelli che pensavano di essersela cavata, cioè di vivere senza avere molto a che fare col digitale. I vostri genitori, addirittura i vostri nonni, secondo me, se potete, se c'è poi spazio per discuterne, di dirmi o confermare questo, hanno scoperto la necessità per connettersi, per parlare, ma anche hanno scoperto una ricchezza per leggere, guardare film, vabbè, sapete tutte le cose, poi magari le vediamo una per una se vi interessa queste trasformazioni. E quindi è stato un acceleratore di un passaggio al digitale che stavamo già tutti compiendo, insomma è un trasloco, diciamo, verso il digitale che molte parti della nostra vita avevano già compiuto, più o meno lentamente, più o meno così silenziosamente, con una cosa fragorosa. C'è stata, io ho avvertito proprio nella solitudine delle case del primo lockdown, soprattutto nel silenzio, qui dove sto, sono tutte case intorno, ma era tutto improvvisamente silenzioso. Ho percepito questa specie di silenzioso, appunto, fragore, di privato fragore, che era l'apertura di mondi, di relazioni, di connessioni, di possibilità, e questo ha comportato sta comportando un'autentica ristrutturazione, redistribuzione di tutti i consumi culturali. Non abbiamo ancora i dati finali, anche perché c'è stato il primo lockdown, poi c'è stato il secondo lockdown con forme molto diverse, il secondo lockdown è stato un lockdown, insomma, forme molto diverse, però con spostamenti e novità enormi, enormi adesso, a parte quelli a cui vi invitavo a pensare, cioè quanto il digitale sia entrato nelle vite private di persone che, insomma, ne facevano il smart working. Insomma, non cito i fenomeni perché mi sembra di annoiare ripetendo tutta una specie di panorama, no, che viene ogni volta ripetuto. Però, insomma, lo smart working per una grande città come Roma è un fenomeno gigantesco, cioè lasciamo a casa migliaia, centinaia di migliaia, milioni di, possiamo dire, di persone a intrattenere, insomma, a lavorare con, insomma, c'è qualche microfono, una cosa gigantesca. Adesso è inutile che stia lì a descrivere, tanto ce l'abbiamo più o meno tutti sotto gli occhi. E questa cosa, appunto, dicevo, sta comportando spostamenti di consumi culturali molto significativi. Il principale riguarda in realtà più la visione che non la radio, che è l'argomento, una cosa di cui mi sono occupato fino all'inizio di questo mese, o la lettura di cui, insomma, mi occupo da sempre, riguarda soprattutto le immagini, il cinema, no? La grande fortuna, il fenomeno, diciamo, culturalmente più significativo, specie il primo lockdown, è la scoperta per tante generazioni o delle piattaforme di distribuzione, insomma, nelle serie, eccetera, no? Diciamo, insieme sono aumentate del 38%, adesso non ho i dati con me, sarebbe magari bello produrli. Mi sembra che nella prima pandemia, nel primo lockdown, l'accesso, l'abbonamenti, sostanzialmente l'accesso alle piattaforme era cresciuto del 38%, che è una cifra enorme, ed è molto significativo che alla fine del primo lockdown, poi non ho più dati perché, insomma, ho smesso di un pochino di seguirli ossessivamente, di questo 38%. Guardate come funziona, durante il primo lockdown c'è stato un enorme aumento di pubblico televisivo, no? Della televisione, allora questo è già molto singolare perché il pubblico televisivo è un mercato grosso modo, è ritenuto saturo, saturo vuol dire che si pensa che non può più crescere tanto, anche perché le giovani generazioni non guardavano, come saprete, più la televisione, quindi più o meno, insomma, i vecchi non è che aumentano di numero, anzi
diciamo, la legge della natura vuole che diminuiscano, quindi un mercato. Invece il primo lockdown è aumentato di 5 milioni il pubblico televisivo, siete voi probabilmente, cioè sono tutti giovani, ragazzi italiani che non vedevano più televisione, che invece chiusi lì dentro casa, spesso in case piccole dove insomma non si poteva proprio litigare tutti i giorni e tutte le sere con la famiglia per spegnere la televisione, hanno visto la televisione. Questo è un fenomeno enorme perché vuol dire tutto un mercato, tutti dei nuovi consumatori che la televisione non raggiungeva. Però questi 5 milioni in più che di febbraio-marzo scorso, a giugno-luglio sono scomparsi. Poi adesso sono ricresciuti, ma non in quelle cifre, comunque sono ricresciuti molto pure adesso. Sono scomparsi un po', è come il virus la televisione, scompare quando c'è il caldo, quando la gente può uscire, ha avuto la stessa, è scomparsi. Invece le piattaforme, inutile che dica chi sono, insomma Netflix, Prime, eccetera, che erano salite del 38%, se non sbaglio il 17% è rimasto anche, quindi la metà è rimasta anche dopo la fine del primo lockdown. Ora non abbiamo i risultati di adesso, ma questo vi fa vedere come ci sono dei fenomeni reversibili e altri irreversibili. E questa è una delle cose principali da capire dal punto di vista anche proprio professionale, chi è interessato a studiare o a lavorare nel mondo dell'editoria, della medialità, della comunicazione, capire quanto delle trasformazioni che stiamo vivendo, abbiamo vissuto, diventeranno irreversibili e quante invece sono reversibili. Cioè, torneremo a andare a teatro, quello, boh, non lo so, quello sarebbe reversibile, il cinema, vabbè, ne parliamo magari, ma insomma, quante sono irreversibili? Ad esempio, quel fatto che la metà più o meno degli abbonamenti, diciamo più che di abbonamenti, diciamo del pubblico, delle piattaforme, è rimasto anche dopo, vi fa vedere che è successo qualcosa di irreversibile. Poi è una banalità, perché lo sappiamo tutti, che chi scopre le piattaforme televisive poi se ne libera a fatica, perché quelli sono diabolici, no? Col sistema, col meccanismo delle serie, è una straordinaria, diciamo, è una straordinaria capacità di, come si dice, engagement, insomma, di affollamento e di attrazione. Sì, a proposito di questo, di questa mare di contenuti che si sono resi disponibili e che ci hanno sovrastati in fondo rispetto, vedo due manine alzate, ti avrei invitato a una riflessione, però farei parlare Diego intanto, che so che poi deve uscire, e poi Sergio, Diego Cavallotti, vai Diego. Sì, sì, no, in realtà, cioè, tutto quello che è stato detto è di assoluto rilievo, e ringrazio Marino Siniballi, anche perché poi si incrocia con alcune cose che ho trattato nel mio corso, nel primo semestre di produzione multimediale di post-cinema e digital storytelling. Le cose interessanti poi sono due, insomma, che mi sembrano più interessanti. La prima è quello che è stato detto all'inizio, cioè viviamo in un mondo in cui la dimensione economica è completamente cambiata, stravolta. Ci sono dei meccanismi di economia della reputazione che si sovrappongono, se non sostituiscono, nella rete le dinamiche di economia, tra virgolette, reale, cioè quella degli scambi monetari. E questa economia è un'economia che funziona secondo dinamiche tutte sue. Ci sono dinamiche di, insomma, la vera moneta in questa economia è l'attenzione. E l'attenzione è la capacità di mostrarsi credibile nel proporre dei contenuti. Il tema è che appunto all'interno di questa economia, in ogni caso, non ci sono, come accade nell'economia reale, pasti gratis, per cui nel momento in cui abbiamo di fronte qualcosa di gratis, sappiamo che, come ho detto ai miei studenti nel primo semestre, quando appunto ci trovano di fronte a qualcosa che è completamente gratuito, è perché di solito il prodotto siamo noi, non siamo i clienti ma siamo il prodotto, come capita appunto su Facebook e come capita per esempio insomma in tutti quei siti in cui ci sono delle dinamiche di profilazione che estraggono i nostri dati e poi li rivendono, ecco. Quindi questo è il tema nodale di questo passaggio al digitale, che fondamentalmente non abbiamo capito noi e non stiamo comprendendo fino in fondo, forse. Tutto qua, volevo dire soltanto questa cosa, volevo chiedere a Marino che cosa ne pensava. Insomma, sì, mi sembra coincide un po' con le cose che appunto stavo pensando, l'esperienza che ho fatto. No, questa cosa dell'attenzione è fondamentale. L'obiettivo, ormai sono anni, ma un po' silenziosamente, inconsapevolmente, che noi sappiamo
noi che produciamo, adesso io parlo da editore radiofonico come ero fino a poco tempo fa, ma insomma, il bene che dobbiamo acquistare l'attenzione è un bene raro perché è molto conteso, no? Non, bene attenzione è il tempo che noi possiamo dedicare e l'involvement, insomma il coinvolgimento che possiamo dedicare è tutta là, la sfida è tutta là, ma poi è sempre stata lì, non è che Dickens quando scrivesse i libri, il feuilletone che usciva una volta a settimana pensava ad altro che all'attenzione e al tempo che tu gli potevi dedicare, e la battaglia oggi è molto più accanita perché su quel poco o tanto tempo che noi mettiamo a disposizione, e da questo punto di vista, Diego, la pandemia è stata interessante perché apparentemente c'era molto tempo a disposizione, perché comunque sia, sì, i tempi di lavoro, i tempi di spostamento sono diminuiti, quindi abbiamo messo a disposizione delle grandi macchine narrative, e i social, eccetera, molto tempo. Allora lì si è vista la battaglia di spiegarsi come quando due eserciti si scontrano finalmente in pianura dopo essersi combattuti in guerriglie tra i monti, abbiamo visto scatenarsi la competizione sul nostro tempo proprio perché era tanto, era evidente, era tutto lì a disposizione di chi riusciva a entrare nelle nostre case. Proprio quello è il problema, la battaglia è proprio il tempo. Io aggiungerei una cosa che vi aiuta anche, diciamo, secondo me, insomma, proprio professionalmente a capire il tempo, l'attenzione. Un'altra cosa che dico perché non conosco i corsi, quindi non so che cosa avete studiato, insomma, penso di aggiungere qualcosa a cui magari non si è pensato, come appunto il paradosso di Wikipedia e che deriva più dalla mia attività professionale. Quando noi parliamo di tempo, di attenzione, quindi quando noi parliamo di, insomma, quando noi dobbiamo arrivare a qualcuno con un messaggio, sia esso social, sia un messaggio invece verticale, televisivo, noi passiamo attraverso i sensi. Ora, non so se questa cosa è tanto pensata o è tanto studiata, perché non ho molta esperienza di poca di corsi universitari. Cioè, voi, qualunque messaggio, qualunque prodotto, qualunque prodotto culturale, passate attraverso dei sensi. Alla fine poi questi sensi sono abbastanza ridotti, perché per quanto sembri ironico qualcuno ci ha lavorato sull'olfatto e il gusto, ma insomma l'olfatto e il gusto sì, servono alle trasmissioni, ma quelli sì, perché servono alle trasmissioni di cucina, anzi diciamo sono sensi molto vellicati in questi mesi, perché insomma per quello che ho visto, indico la mia destra perché lì c'è una televisione, non c'è un cuoco, quando dico là perché c'è lo schermo di casa, quindi perché per fortuna non vedete, per cui non potete vedere se sto distraendomi con qualche spettacolo di cucina, perché a quest'ora mi sa c'è solo cucina a quest'ora del pomeriggio, tutti i canali di... quindi ho fatto... Però insomma, alla fine i sensi sono l'udito, il tatto pure c'è pochissimo, anche se ci sono esperimenti di questo tipo, c'è la vista e l'udito, no? Ci competiamo, cioè siamo competitivi, c'è una competizione per conquistare il vostro sguardo e il vostro ascolto. Quello è quello che voi anche in questo momento potete offrire a me. Poi se chiudete la camera eliminate pure lo sguardo, per cui vi state lì belli tranquilli, a differenza mia che devo appunto espormi e badare che non vediate la tazzina di caffè o la televisione accesa, e c'è solo l'ascolto. Per me è una pacchia, perché io ho lavorato sempre solo sull'ascolto, ma l'ascolto non è che vuol dire l'udito, ecco, vuol dire l'udito, cioè non è che alla fine io devo dire, ma come riesco a conquistare l'orecchio di Letizia, Rachele, Giulia, l'orecchio, adesso ammetto che insomma è molto modesta come conquista quella di conquistare un orecchio, però come faccio a farli ascoltare me e concentrare me la vista, con in più una cosa che vi dico subito perché è enorme, eppure questa molto trascurata, enorme, che mentre con la vista si possono fare più cose, potete vedere più cose contemporaneamente o vederle più velocemente o vederne con un occhio un altro o vedere il doppio schermo, fare quello che volete con la vista, con l'udito no, con l'udito dovete ascoltare una cosa sola per volta, non è possibile con l'udito ascoltare due cose insieme o ascoltare una cosa più veloce. Capite quanto è enorme la differenza e quanto per esempio fare radio, fare i podcast o fare le cose che si stanno facendo ora sull'audio, che magari se volete ne parliamo, sia diverso, sia particolare, perché l'udito c'ha questo particolare piccolo, 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 questa piccola differenza con la vista che produce effetti giganteschi, per cui io posso guardare voi, e lo ammetto, tenere uno schermo con delle ultime notizie che volevo seguire una cosa e non mi sembra che ve ne siate accorti o vi abbia dato molto fastidio, se ogni tanto
guardo là, posso vedere un film e leggere il giornale, il libro, cosa che faccio quasi sempre, perché alla fine queste serie sono veramente molto noiose e molto banali, da un po' hai capito tutto e riesco a seguirle pure, non è che sia un genio, però insomma, pure leggendo un giornale dopo la quinta, sesta, decima puntata più o meno lo capisci. Puoi vedere una cosa, puoi vederlo più velocemente, puoi sfogliare 15 giorni più velocemente. L'udito no, l'udito ha questa cosa meravigliosa per me, perché mi sembra un po' autoritaria, lo ammetto, un po' meravigliosa, che tu l'udito. Pensate quando parlano due persone. Allora, ammettiamo una cosa, se nel nostro scorrere attraverso i canali televisivi due stanno urlando, parlandosi sopra, beh, io lo ammetto, un po' mi ci fermo. Adesso meno, ma insomma, nei primi tempi, a 20 anni fa, uno si fermava, perché è come quando scendi in piazza e c'è uno che urla, è inevitabile che per 2 secondi, 10 secondi lo guardi, è difficilissimo resistere alla curiosità. Se uno sta urlando, poi capisci che è un matto, però sai, quindi pure in televisione, se due urlano, parlano uno sopra l'altro, rimani un po' ipnotizzato, magari ipnotizzato dall'idiozia, ma ipnotizzato per qualche secondo, e capisci. Se alla radio, due parla alla radio, insomma, due parlano sopra l'altro, non si capisce nulla. Capite questo, ad esempio, quanto ha fatto la differenza dei famosi talk show radiofonici rispetto a quelli televisivi, sì, rispetto a quelli radiofonici, che in televisione fa spettacolo due che urlano, come evidente il conduttore ogni tanto nel corso nel copione, nella narrazione della puntata, arriva il momento in cui gli fa piacere che due un po' urlano, si danno la voce, uno fa i gesti, parla sull'altro, non mi interrompa, cioè, però insomma va bene. Alla radio non si può fare perché non si capisce niente, non si capisce nessuno dei due. Questo secondo me ha generato una civiltà della ha motivato una civiltà del dibattito radiofonico, che la televisione se la sogna, perché non ti puoi urlare sopra l'altro. E devi ascoltare quel pezzo e non puoi andare più veloce e non puoi ascoltare due cose. No? Questo è dal punto di vista del mercato anche enorme, no? Tutto questo parlare che si fa ora di podcast, che è un tema del quale mi sono occupato da tanti anni, quindi insomma lo seguo con molta curiosità, però insomma è evidente che se uno sente il podcast non sente la radio. E non lo puoi fare. Quando noi dicevamo, lo dicono ancora, cioè, quando c'ero io a Radio 3 abbiamo lanciato dei podcast, molto bene, ascoltate i nostri podcast. Io lo dicevo a tutti, guardate che stiamo dicendo non ascoltare la radio, mentre se io dico vedi, leggi il giornale, leggi il supplemento del giornale, beh, quello legge il giornale un po' più in fretta e legge il supplemento, oppure sta un'ora alzato, un'ora in più alzato, invece no, la radio e il podcast sono alternativi sempre. Per questo dico, pensiamo sempre, io i sensi sono, insomma, penso all'udito perché è quello con cui ho lavorato di più e non ho tanta fantasia, perché però lavorare nella comunicazione vuol dire lavorare per far arrivare a uno un messaggio, e quel messaggio passa attraverso i sensi, essenzialmente l'udito e la vista. Bisogna pensare a quello, a come, a che linguaggio usare, ma io infatti alla radio diciamo non è che devi conquistare proprio il cervello, il cuore dell'ascoltatore, perché devi conquistare l'orecchio, poi il cervello e il cuore arriverà, se sei capace, ma intanto prova a conquistare sto benedetto orecchio. Sì, beh, molto bella questa riflessione sul rapporto tecnologia-corpo-comunicazione che ci riguarda da vicino, poi la riprendiamo magari, però volevo lasciare la parola a Sergio che ha la mano alzata. Sì. Niente, mi colpiva molto proprio questa riflessione sull'attenzione, anche perché nel corso che tengo, nel corso di scienza della produzione multimediale, insegno scrittura editoriale e con gli studenti, alcuni sono qua, spiego proprio che noi abbiamo a che fare con una risorsa particolarmente scarsa, che è il tempo, e quindi dobbiamo attirare l'attenzione in pochissimi secondi. E mi colpiva come appunto nella descrizione dei vari canali abbia lasciato la radio per ultima, forse non a caso. La cosa che voglio chiedere è questa, cioè mi rifaccio a un'intervista che ha rilasciato il mese scorso, in cui diceva che durante il lockdown gli ascolti radiofonici sono cresciuti, sono triplicati. Questo vuol dire, in base a quello che ha appena detto, no? Che bisogna essere capaci di attirare l'udito. Siete stati 3 volte più bravi o c'è qualcosa sotto? E le aggiungo un'altra provocazione. Nella stessa intervista diceva che durante il lockdown c'è stata, sempre riferendosi alla radio, una crescita di temperatura nel rapporto con gli ascoltatori.
E quindi mi interessava, insomma, parlarne. Cosa vuol dire la crescita di temperatura? Sì, che tra l'altro poi mi sono accorto era una metafora particolarmente infelice, visto che tutti stiamo lì a misurarci la febbre. Vabbè, quando è uscita l'intervista ho detto, madonna che metafora iettatoria questo fatto che aumenta ma non supera 37,5, diciamo, per essere tranquilli. Guardi Sergio, no, intanto il primo dato non è, insomma, non è cresciuto l'ascolto radiofonico, anzi l'ascolto radiofonico generale di tutte le radio è calato perché è scomparso un ascolto che negli anni era diventato prevalente, cioè il cosiddetto ascolto in mobilità, cioè nell'autoradio e nelle macchine, insomma, dove la gente, sì, in auto, un motorino, qualcuno. E siccome ormai tutte le radio, salvo una, hanno una percentuale di ascolto, diciamo, in auto, diciamo, che si chiama mobile, superiore all'ascolto domestico, ed essendo la dimensione della mobilità nei mesi della pandemia scomparsa del tutto, si è perso una quota di radio e molte radio hanno perso molto. Forse è superfluo per chi la conosce che dica che l'unica radio che invece ha più ascolto domestico che mobilità è Radio 3, e per questo Radio 3 è cresciuta, perché non solo non è calata come sono calati gli altri, ma sono anche cresciuti. Quindi quel dato generale si riferiva un po'. Però guardate pure lì, è una cosa banale, però vedete che le radio ormai la maggior parte del loro ascolto, ma per alcune radio più del 70%, lo fanno in mobilità, che poi in mobilità vuol dire essenzialmente nelle macchine, no? Il più grande alleato della radio sono i sindaci delle grandi città, che non risolvendo il problema del traffico ti fanno stare 8 ore dentro una macchina, alla fine tu... Adesso ci sono anche lì altre cose, ma potevi solo sentire la radio, telefonare, adesso ovviamente si fa di tutto in auto. Quindi, diciamo, come vedete che per esempio, che trasformazione enorme, piccolo, parziale, però non so, è consistente, tutte le radio saranno... Il programma di punta, quello del... Non so se le cose si studiano adesso all'università, il prime time televisivo, è il drive time, come si chiama, cioè il tempo... Il drive time è il tempo di punta della radio, diciamo, quello in cui si va al lavoro, si torna a casa, che peraltro cambia secondo un po' le regioni, le città, i tempi di lavoro, ma più o meno dalle 6 di sera c'è il drive time, no? Insomma, la mattina fino alle 9 è un drive time. Adesso a Cagliari lo so che si va al poetto a quell'ora, però insomma, nelle altre città la gente va a lavorare, si sente la radio. E quello è scomparso. Una piccola cosa, però è scomparso per 2 mesi del tutto, quindi il pubblico radiofonico, ed è un pubblico molto, ed è un tempo molto appetibile, appunto, perché ci va molta pubblicità, tu sei lì, stai attento, poi sei in auto, quando sei in auto sei soggetto, sembra, a tante cose, di discorsi, perché tu mentre vai in auto vedi pure le cose, no? Allora se uno nomina una merce, tu passi fuori dal negozio, tutti studi pubblicitari, che adesso non so, conosco nemmeno molto, ma so che studiano proprio questo, che il tempo che passi in auto è ritenuto un tempo molto attivo, perché è vero che se ti nominano una passata di pomodoro e fatalità la vedi in vetrina mentre stai andando in macchina, effettivamente ti si installa nella memoria, che è quell'elemento di attenzione che interessa i pubblicitari. Tutto quello è scomparso, quindi, e mentre invece, ed è a quello si riferiva il dato che Sergio, il professor Nuvoli citava, cioè l'aumento della è aumentato molto, soprattutto nel caso Sergio di Sergio. Va benissimo. Sergio, va bene, grazie Sergio. I podcast, quell'aumento che quello che è veramente triplicato, soprattutto nel caso di Radio 3, è l'accesso che è veramente aumentato in maniera enorme a una serie di prodotti podcast che noi avevamo, in particolare i romanzi letti ad alta voce alla radio, quindi un prodotto podcast sui generis, lo ammetto, perché i veri podcast sono delle cose più seriali, questi sono dei romanzi letti alla radio. C'è stato, adesso forse da qualche parte, la curva dell'ascolto, insomma, una cosa impressionante, perché insomma si è triplicato in poche settimane questo accesso. È un po' un segno marginale, però, di come, appunto, di una banalità che però non consideriamo mai, di come le condizioni di vita mutano la tua possibilità di accedere o no a un prodotto, mutano i tuoi desideri e le tue possibilità. Tutto quello che noi facciamo, adesso lo dico, schematizzando un'idea, diciamo, di teoria della comunicazione che mi sono fatto negli anni, è banalmente generato da che cosa vogliamo fare, da che desiderio abbiamo, cioè cosa vogliamo, la musica, il teatro, il racconto, qui la musica là, uno che mi parla, le telefonate, e dalle possibilità.
che sono dei davanti da dove stai, e non puoi leggere il giornale se stai appunto in macchina, credo, no? Ci ho provato. Motorino, ecco, motorino non può leggere il giornale. Non so se ci sia qualche acrobata che ci riesce, ma insomma io mi starei, non andrei in due con il motorino dietro a uno che davanti sta leggendo il giornale, ecco, diciamo. Mi metterei sul sellino posteriore. Quindi la pandemia ha generato un'enorme trasformazione delle possibilità, cioè ne ha cancellate alcune, ne ha messe. Secondo me ha lavorato pure sui desideri, su quello che noi chiediamo. E lì c'è il problema dei libri, come Marina accennava, cioè il fatto che se i libri hanno tenuto, il mercato del libro ha tenuto, la lettura, insomma, nonostante l'enorme moltiplicazione della competizione proprio sulla narrazione, perché secondo me la grande competizione non è stata tanto sull'informazione, noi abbiamo consumato molta informazione, ma lì, insomma, mentre invece c'è stata una grande competizione, una nuova competizione dal punto di vista della narrazione, cioè di un altro linguaggio, un linguaggio più, diciamo, invasivo e di intrattenimento e di approfondimento che non di informazione. E lì la competizione è enorme, perché insomma, c'è questa enorme scoperta delle piattaforme televisive, ma anche la banale scoperta di quante cose stanno dentro un computer, una rete, nessuno lo sapeva perché andava a cercare. Il fatto che la lettura abbia tenuto, secondo me, risponde al fatto che tra i desideri di questo periodo drammatico e particolare, e quindi tra le cose che dovremmo studiare per capire se sono mutamenti irreversibili o no, c'è un desiderio di evasione, di distrazione, senz'altro, ma c'è anche un desiderio di andare al fondo, di concentrarsi, di isolarsi. E quella è la lettura, secondo me. E quindi, insomma, l'ipotesi che abbiamo fatto di fronte a dei dati di lettura, diciamo, positivi, insomma, in cui il mercato del libro e la lettura resistevano, è che nella lettura si è cercato di realizzare dei desideri antichi, ma anche nuovi, che erano nati durante la pandemia, a cui i libri rispondevano. Adesso se io dico meglio di altre cose, pensate che sto facendo pubblicità ai libri, è vero, insomma, è promozione, si chiama così, istituto che dirigo di promozione della lettura, quindi è ovvio. Però perché secondo me è così, cioè il libro è un grande fattore. Per esempio, una cosa, anche qui pensiamoci insieme, nel senso cose che affido più alla riflessione del pensiero che non asserzioni che non saprei fare. A me ha colpito molto che mi hanno detto che hanno letto libri delle persone che, vabbè, la pandemia, e questo conta molto sul piano della comunicazione perché ha evidenziato in questo caso una differenza di posizione, no? Radicale che c'è, l'ha evidenziata, non so quanto l'ha resa irreversibile, diciamo tra due polarità, c'è cioè chi durante la pandemia ha vissuto una vita molto solitaria e chi l'ha vissuta troppo affollata. Scusate se schematizzo così, però vi aiuta, potete benissimo sovrapporre esperienze vostre o di persone che conoscete, perché chiudendo le persone nelle case, cioè tutti nello stesso posto, hai in realtà generato la più grande, enorme differenza che si poteva produrre tra chi vive in una casa, diciamo gli estremi, il 40% degli abitanti del centro storico di Roma sono persone che sono da sole in una casa, 40%, cioè una cifra enorme, sono uno solo in una casa, uno o una solo in una casa. E poi ha invece gettato dentro il paradiso, l'inferno, diciamo, delle famiglie numerose, la parte che vive, che non avvertiva questa cosa perché la casa era vuota, stava a scuola, loro stanno a scuola, dei lavori, la moglie lavora, il nonno sta al circolo delle bocce e la nonna sta a gioca a bingo, improvvisamente chiude il bingo, chiude il circolo delle bocce, chiude la scuola, chiude il lavoro, nonna, nipoti, padri, madri, tutti dentro casa. Ecco, rispetto a. Scusate, insomma, se ho tramutato in un fumetto una esperienza, insomma, però così. Rispetto a questo, a me è molto interessato che la lettura si sia rivelata, come io penso sia, ma insomma, si sia rivelato pienamente come un'attività che ha una grande capacità di isolamento. Insomma, sembra una mia amica, perché non è che uno ne conosce 100, però mi dice, guarda, l'unica che ha tre figlie e un marito, fotografo che lì stampa in casa, ovviamente questo andava in giro tutto il mondo a fotografare, presente dentro casa, stampa, fa le foto, tre figlie, tutte tra le medie e le elementari, tutte con le. Lei dice, io ogni tanto mi mettevo a leggere o ad ascoltare i podcast, mi ha colpito questa similitudine, per stare un po' da sola. Perché la lettura è una cosa così, cioè, l'inizio di Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino mi sembra dice una cosa del genere. Quando uno legge, tira pure giù una saracinesca. A volte
quando se lo può permettere persino fisicamente, no? Chiudi la porta, mentre invece con la televisione, la radio, i videogiochi, il PC, le cose, stai con la porta aperta, credo, no? So, dipende da quali videogiochi fate, ovviamente. Leggere significa, insomma, poi più che isolarsi dagli altri, significa andare, secondo me, un po' in una specie di introflessione, no? Del pensiero, cioè cominciare nel rapporto col libro a scendere dentro di te. Penso anche proprio alla postura fisica, no? Te leggi il libro così, così, insomma, lo leggi con una cosa che è una specie di curva che si crea tra te, il tuo corpo, i tuoi occhi, la tua attenzione, il libro, le tue viscere, no? Le emozioni, perché è il libro, no? E quindi riesci a creare una bolla, questa è la parola, dentro un... E quindi si è letto pure per crearsi sta bolla dentro convivenze che diventavano faticose, rumorose, invasive, senza, privavano di spazi, ecco, di spazio privato. Ecco, il libro c'è una cosa che comunque leggi da solo, leggi a bassa voce, quando il libro ti prende proprio ti scordi e stai lì, no? Viceversa, in tante persone, qui più numerose, ahimè, perché io sono, ho un'età e quindi conosco più persone così soli da sole, che mi hanno detto: guarda, mi ha aiutato molto leggere, perché leggere mi ha messo in relazione con, ovviamente, con i mondi, le avventure, le emozioni, anche solo proprio geografiche, no? Quando leggi, insomma, cominci a pensare all'isola del tesoro, insomma, pensi a uno che va in una barca, in un aereo, che sta passando ora, insomma, la lettura c'ha questo elemento qua. Quindi mi ha colpito che è molto bello, secondo me, che a me, insomma, mi piacciono molto i libri e penso che ci abbiano questa potenza gigantesca, che è pure duplice, no? Come dire, ambivalente. Questa ambivalenza è un elemento di grande capacità di relazione, ti dà quella relazione che ci è molto mancata, e anche però grande possibilità di isolamento, ti dà quella, ti ha creato quella bolla che in certi momenti ci ha aiutato e forse ci servirà ancora, questo non so mai che verbo usare con la pandemia, veramente. Il passato, il presente, il futuro. Senti Marino, a proposito della fruizione dei libri e dei lettori, un altro fenomeno che abbiamo avuto, di quelli irreversibili, come dici giustamente tu, distinguendo fra ciò che resterà e ciò che forse invece tornerà esattamente come prima, è l'estensione dell'idea di open access che io dicevo, insomma, citavo lì prima, all'inizio per il vostro libro bianco, vale a dire la gente ha scaricato i libri sul Kindle, li ha ordinati su Amazon, è andata anche in libreria perché per fortuna sono state ritenute beni primari, quindi hanno riaperto presto. Però anche al tempo stesso molti editori li hanno offerti gratuitamente e parallelamente la comunità europea ha scritto un'agenda per l'open access che obbliga, ad esempio, tutto un macro settore dell'editoria, che è quello dell'editoria scientifica, quindi accademica, ad essere gratuita e liberamente accessibile entro il 2021, quindi entro quest'anno. Cosa pensi tu di questa cosa? Perché gli editori ovviamente sono insorti, perché ci sono degli interessi enormi. Marina, non so bene cosa pensare. È uno di quei casi in cui mi sembra che ragioni e torti siano talmente distribuiti, ma insomma, adesso è inutile negare così. Per cultura, penso che più le cose sono accessibili e gratuite, meglio è, però devo ammettere che ho sempre lavorato nel settore pubblico, cioè sempre lavorato con qualche istituzione che poi mi dava lo stipendio alla fine del mese. Questo conta molto perché. Mi è sempre sembrato, come, capisco che invece c'è il problema di come produrre, diciamo, reddito, c'è cioè lavoro, professioni, eccetera, e quello senza una qualche protezione, questo è un po' il problema della rete, che noi ci stiamo abituando a uno scambio tra gratuito e povero. Secondo me ci stiamo, questa è un po' la cosa pericolosa della rete, no? La rete o le piattaforme, tutto è molto gerarchico, nel senso che molte cose sono gratuite, però adesso salvo RaiPlay che è gratuita, De Ricca, Piana dei Film, le cose gratuite sono un po' povere, per cui si deve pagare per avere le cose migliori, no? Adesso l'esempio migliore, non attuale perché lo studiavo qualche anno fa, il calcio, no? Tu c'hai gratis, sì, i filmati della domenica, c'hai gratis la Serie B, poi paghi per la Serie, poi paghi moltissimo per la Champions, poi se questi pazzi facevano la Superlega,
dovevi avere insomma lo yacht per pagare l'abbonamento della famosa Superlega, immagino, no, non capisco come ci guadagnavano. Quindi c'è una gerarchizzazione, uno si abitua, questo a me interessa, non per lo sport, dove mi piace molto, ma basta pure la Serie B per divertirmi, un campionato primavera che fanno gratis, ma per l'informazione, no? Perché l'informazione soprattutto c'è questa idea del gratuito, il gratuito o è finto, come diceva prima Diego, mi sembra, no? Che Google News è un apparato di notizie che pagano gli editori, insomma tutta una complessa trattativa che forse da qualche parte state studiando, magari perché è molto interessante quello che sta accadendo, perché le piattaforme non hanno una produzione propria o perlomeno non ce l'hanno a livello dei grandi quotidiani, allora stanno piratando o comprando i grandi quotidiani per diffondere l'informazione. Però insomma si sta diffondendo questo fatto e noi ci accontentiamo di quello che è gratuito e che spesso è povero. Questo è l'elemento che più mi interessa. Il resto del discorso io non lo so molto, io penso che più sono gratuita i testi di istruzione universitaria meglio è. Poi capisco che perché uno dovrebbe scrivere libri, un editore stamparli a quel punto. Infatti bisogna trovare un modello virtuoso in cui istituzioni pubbliche, cioè o le università o direttamente insomma istituzioni pubbliche subentrino dove non c'è il... Ma sai, questo pure è strano, ragazzi, perché guardate che in questo periodo, con la pandemia soprattutto, lo Stato ha dato un sacco di soldi in giro, per esempio, per cose culturali, ma tanti, Non voglio fare pubblicità al CEPE, c'è cioè il centro che dirigo, che distribuisce soldi ai traduttori, a librai, cioè tutte categorie che nessuno si è mai filato. Questo secondo me è stato abbastanza significativo, tra tante cose terribili che si possono dire della nostra reazione di fronte alla pandemia, c'è questo fatto che ci siamo sentiti tutti un po' responsabili di alcune cose che insomma nelle pandemie passate nessuno se le filava, non è che le pandemie passate andavano a stanziare i soldi per i traduttori pensando che stavano rimanendo senza lavoro, sapete quali? I traduttori soprattutto delle guide, dei libri d'arte, no? Perché lì c'è un tracollo di vendite, perché nessuno viaggia più, non compri più le guide, i libri d'arte. E quindi si è studiato un ristoro, tra l'altro, se non vorrei sbagliarmi con la cifra, ma sarà di qualche 5 milioni di euro forse, destina, ristoro vuol dire soldi che il governo ha dato ai traduttori, e lo stesso è stato fatto per delle librerie, lo stesso è stato fatto per la piccola editoria, sono stati stanziati molti soldi. Ora, questi soldi sono pochi, non bastano, però sono il segno, prima forse Marina, la professoressa Guglia, mi accennava al fatto che il libro è stato ritenuto, chi l'ha detto, bene essenziale, cioè le librerie in questo secondo lockdown sono state lasciate aperte, mentre il primo lockdown avevano chiuso, questo secondo lockdown sono state lasciate aperte come gli altri prodotti di beni essenziali, cioè le farmacie, gli alimentari, eccetera, eccetera, non i parrucchieri, come sapranno le ragazze e qualche ragazzo fortunato che esistono i parrucchieri. Mentre invece le librerie sono state tenute aperte nel secondo lockdown, e questo ha un po' aiutato le librerie, perché, apro una parentesi, quel panorama tutto sommato positivo del mercato del libro ha però insomma il totale è rimasto quello, ma c'è stata una gigantesca redistribuzione, del resto è ovvio che è così, una volta che ve lo dico, grazie, che c'è stata le vendite online. Adesso le cifre esatte non ce l'ho, ma tanto, come dice Maria Guglielmi, c'è l'open access sul libro bianco e potete andare, ma mi sembra che nel primo lockdown si erano venduti lo stesso numero di libri, ma le librerie dei grandi centri commerciali, quelle nei centri commerciali che sono stati effettivamente chiusi, hanno perso quasi il 30%, grazie, hanno chiuso i centri commerciali. Le librerie di catena, cioè le librerie Feltrinelli, Mondadori, cioè quelle catene, hanno perso il 20%, e le librerie piccole, indipendenti, hanno perso il 10%, il che è tanto, perché il 10% per quelle librerie è un po' il guadagno con cui sopravviveva il libraio. Conoscerete delle piccole librerie e dei coraggiosi librai, perdere il 10% per loro è moltissimo. Ecco, lasciarle aperte nella seconda lockdown ha, da un lato, permesso comunque di incassare qualcosa adesso, ma è stato molto importante come dato simbolico. Io questo fatto qua non lo trascurerei tra tante critiche, autocritiche, cioè come elemento simbolico da attribuire al libro. Il libro è un bene di prima necessità, va tenuta aperta una libreria perché abbiamo bisogno di libri come abbiamo bisogno di medicine. Guardate, io che penso che sono una persona, non è vero, non abbiamo bisogno di libri come di medicine, c'è ancora una differenza tra le due cose, specie adesso. Però quindi bisogna essere umili anche nelle proprie passioni, onesti anche nelle
proprie fissazioni o fanatismi. Però ecco, è stato un messaggio molto importante. Di messaggi di questo tipo ne sono stati dati diversi che riguardano il mondo della cultura. Secondo me dovremmo pensarli anche perché potrebbero diventare stabili. Ecco, la mobilitazione che stanno facendo gli attori del teatro, al di là della cosa un po' demagogica, devo dire, sulla riapertura, perché tanto è difficile riaprire, era difficile in quelle condizioni, anzi era sbagliato, secondo me, riaprire i teatri prima di adesso, ma al di là di questa cosa che è un po', beh, insomma, un po' rituale, poneva il problema di come finanziare un settore come quello del teatro, dello spettacolo, che è da sempre povero e carente, per esempio da sempre intermittente, sapete cosa vuol dire, no? Che è un lavoro che si fa una settimana al mese, 3 mesi l'anno, 6 mesi l'anno. Ci sono altri paesi, si fa sempre l'esempio francese, in cui questo lavoro intermittente viene sostenuto in qualche maniera con degli, diciamo, assegni di continuità. Ecco, la pandemia, visto che il governo ha investito in librerie, nei traduttori, ha dato soldi ai piccoli editori, ha dato soldi agli editori specializzati che hanno perso le quote di mercato, come gli editori di libri, potrebbe, questo è difficile, possiamo solo usare il condizionale, diventare irreversibile questo elemento, cioè che noi riteniamo il lavoro culturale un lavoro che va sostenuto dalla collettività, al di là delle sue situazioni di mercato, che come si è visto in questo periodo tragico, sono molto fragili. Sì, tu dai, parli anche dell'importanza della sostenibilità dei festival, delle situazioni culturali di questo genere, nell'introduzione al Libro Bianco. Questo Non so se... parlo, sì, nel Libro Bianco e poi adesso un festival che stiamo cercando di fare, forse faremo a giugno, perché no, questo io penso che come dice Papa Francesco, non è che dalla pandemia si esce come ci si è entrati, si esce solo peggiori o migliori, no? Insomma, si esce cambiati. C'è una realtà che a me è molto interessato, nella quale mi sono molto impegnato, che è quella dei festival culturali, no? Di questo appunto dove appunto ci siamo incontrati con la professoressa Guglielmi, c'è il festival sulla Terra Leggeri, ma in Sardegna c'è tutta storia, tra l'altro viene Manuela Fiori, credo sia nel Sì, programma, sì. bellissimo festival, nel vostro programma di incontro, bellissimo festival per bambini, non solo per bambini, ma insomma, in Sardegna c'è Gavoi, l'Isola delle Storie, nel cuore della Sardegna, un festival straordinario che ha fatto conoscere quella parte della Sardegna a scrittori di tutto il mondo e soprattutto italiani che non sapevano nulla sapete cosa conoscono della Sardegna, insomma, no? Un certo Gavoi, dentro la Barbagia e l'Ogliastra. Quindi i festival sono secondo me una delle realtà più interessanti del panorama culturale italiano, perché hanno generato anche delle nuove professionalità, ma soprattutto hanno trasformato la lettura, che è un'attività in Italia molto ridotta. Nel Libro Bianco trovate, se avete voglia, la pagina più brutta di tutto il libro, il paragone con gli altri paesi, no? Perché i nostri tassi di lettura in Europa sono superiori solo a quelli della Grecia, sono inferiori a tutti quelli di molto degli altri paesi. Quindi di un fenomeno che non è mai stato popolare in Italia come la lettura, i festival in qualche modo l'hanno reso popolare, non hanno aumentato la lettura, ma l'hanno resa più popolare. Sì, insomma, non era più adesso. Non è una cosa da sfigati, no? Uno va a Mantova, nella piazza più bella di Mantova, e vede pieno di gente che parlano di libri, e il passante dice: oh, ma allora leggere libri non è quella cosa da bambini sfigati che non giocano, che non prendono nella scuola di calcio, e da bambine che non sanno danzare. Scusate, insomma. Quindi i festival sono serviti a quello. Quella cosa della temperatura, prima si faceva una domanda, me la faceva Sergio, sì. Appunto, ti accorgi delle volte, appunto, accaduto alla radio durante la pandemia, che tu non lo sai se il pubblico è aumentato o no, perché non è che te ne accorgi andando in onda, ma senti qualcosa di cambiato, la temperatura, perché noi nella pandemia sentivamo che improvvisamente quella cosa bella di affidarsi a una radio, di ascoltare, diventava una cosa molto più impegnativa. Sentivi che c'era una richiesta molto più forte, il legame, non lo capivamo i primi giorni, che quello che cominciava a mancare erano i legami, appunto le tante persone che stavano sole o le tante persone che si sentivano sole pure dentro case affollate. Quindi avevano bisogno di una relazione, quella socialità che gli mancava, quella semplicità dell'incontro che in Italia è fondamentale. In altri paesi non è stato così, ma da noi è, perché noi non ce ne rendiamo conto, ma abbiamo una vita in piazza ancora che è rarissima nel mondo.
per tante ragioni, anche una figlia in Inghilterra banalmente meteorologica, dove va in piazza e piove sempre, non riesce in piazza. Per cui diciamo che in Italia noi abbiamo una vita così che ci sembra banale, quindi manco ce ne accorgiamo. Presente te la chiudo, non abbiamo sentito proprio ognuno di noi sentire la gola che si stringeva, ma poi indirizzare verso la radio e presumo anche verso gli altri luoghi di comunicazione, diventano luoghi di socializzazione, di condivisione. Quello che dicevi risuonava molto più pesante, ecco Sergio, questa è un po' la temperatura. Sentivi che si alzava la richiesta, si alzava il bisogno si alzava il bisogno di te, diciamo, un po' per dire le parole che sarebbe bene una canzone d'amore, ma insomma, diventava incandescente il bisogno di te, dell'altro, della radio, qualcuno che ti portava della musica, del teatro che non c'era più. Questa è un po' la temperatura. Ecco, i festival hanno fatto qualcosa del genere rispetto al libro, non proprio alzando la temperatura, anzi, diciamo rendendola più larga, più popolare. E Marina accennava al fatto che io penso che, per esempio, uscire dalla pandemia significa anche assumersi delle responsabilità e diciamo, non arrendersi al fatto che questa cosa dei festival poi è diventata una specie di moda, che se ne fanno tantissimi, ogni assessore fa il suo, no? E che poi i festival diventano sempre più grandi. Anche a me piacciono i festival anche piccoli, Seneca, la poesia a Seneca, cioè sono festival di vecchia, come si chiama, Capodanno. Adesso se lo dico in sardo mi cacciate, Capodanno. Vanno, sono poetas. Poi in sardo, bisogna vedere sardo di quale angolo della Sardegna, perché la mia illusione di imparare il sardo è scomparsa quando ho visto che non si capivano tra sardi parlando ognuno un sardo diverso, quello. Quindi, però, quindi tutta questa diversità di festa. Allora pensavo che dopo la pandemia, noi dovessimo assumerci la responsabilità, noi che abbiamo io organizzo un festa, ne collaboro, progetto dei festa, di fare delle modalità compatibili, sostenibili e responsabili, diciamo, usavo queste tre parole, cioè compatibili con i tempi, sostenibili che non implichino il fatto che tutti devono. Sì, è bello andare a Gavoi, però se lo scrittore texano, anziché venire a Gavoi, sta in Texas e noi ci colleghiamo con lui, va bene uguale, lasciamo perdere un po' il feticismo di vedere, di toccare con mano Lansdale, a Gavoi, Lansdale venne dal Texas. Fece un discorso magnifico, e posso dire solo ai sardi tra voi, disse: il Texas è un posto stranissimo al mondo, il Texas orientale, dice lui, perché noi è raro che usciamo di casa senza il fucile o l'arma. E nessuno disse nulla a Gavoi. E lui poi dopo disse: scusate, ma perché in tutto il mondo quando dico questa frase tutti fanno, oh, ma davvero? E a Gavoi no. E ho detto: guarda, io non te lo voglio spiegare, fatelo spiegare da qualche barbaricino vero, se no se offendono con me. Questo è il relativismo culturale per Lansdale, che a Gavoi veniva preso come un normale abitante, mentre in tutto il mondo c'era l'esotismo di quello che era cresciuto in Texas. Senti, poi lasciamo la parola agli studenti, vediamo che curiosità hanno, però volevo chiederti un piccolo passaggio nel passato, valore passato, cioè ieri, come si fa cultura alla radio? Che cosa diciamo ai giovani che escono fra pochi mesi, speriamo, da una facoltà multimediale, da una facoltà, un corso di studi multimediali e inizierà a cercare lavoro nell'ambito della cultura, della produzione dei video, del sonoro. Cosa succede? Come si fa? Guardate, insomma, si fa un po' come si fa ovunque, è un po' naturalmente come si fa la radio, cominciamo con queste banalità basiche, nel senso che cultura che cos'è? Cominciamo a dire che cos'è cultura? Una serie di contenuti, alla radio è un po' una serie di contenuti, no? Faccio cultura perché mando in onda teatro, anziché, boh, però Luca Barbarossa che fa Social Club fa cultura musicale, anzi fa. Per cui già non è facile delimitare il campo. Diciamo che ci sono dei contenuti culturali, che sono i libri, il teatro, la musica, la scienza, che oggi è molto importante. Ma però, ecco, questo perimetro è un po' difficile da tracciare, appunto, perché penso che è cultura la musica che manda Radio 3, che è in parte musica classica, quindi sì, possiamo dire cultura, perché è la grande tradizione della musica classica. Poi dopo, quando arriva la musica contemporanea, già si fa fatica a dire se è classica o discoteca. Sapete che la musica contemporanea ha
assomiglia più alla discoteca che non alla tradizione della musica classica, quello per me è un pregio della musica contemporanea, colta, la cosiddetta musica contemporanea colta. Ma poi perché colta quella musica e non è colto? Insomma, facciamo esempi e poi cominciamo a discutere, a litigare tra di noi su Madame, sembra che dentro ci siano un sacco di letture. Lei dice Dante, i trovatori, qualcuno ce li ha trovati, forse lei è molto furba, però è brava, forse è vero che dentro c'è tanta cultura. Vasco Brondi, che è uno che mi sembra che ci mette, non so se va più di moda, adesso ha fatto il nuovo disco, dentro ci stanno un sacco di libri, però musicista di pop, diciamo così, però c'è Vasco Brondi, cioè quelle siano luci della centrale elettrica. Cioè, ci sono, non è facile trattare quel però un po' va trattato. Perché va trattato? Perché va tracciato quel perimetro? Non per alzare una barriera e dire qua c'è la cultura, ma per evitare che qualcosa scompaia. Capite? Non è il problema, non è dire alziamo intorno al teatro un muro per far vedere che il teatro alla radio, che non fa nessuno, fa solo Radio 3, e non è semplice oggi fare teatro alla radio perché devi ascoltare le voci, le posizioni, no? Il teatro è fatto di cose strane, però tu lo devi fare perché devi evitare che scompaia, non devi alzare un muro intorno al teatro per dire oh, stiamo mandando il teatro, no? Dico, guardate, fate un po' di attenzione, rischiamo qualcosa stasera, cioè rischiamo perché devi rinunciare a delle cose per concentrarti. Quindi un po' è una questione di contenuti, Marina, senza esagerare, perché se cominciamo a tracciare confini e territori è difficilissimo dire dove c'è la cultura e dove non c'è. Molto naturalmente, e qui possiamo essere un pochino più certi di cosa sia, è la forma, il linguaggio, intanto le parole. Tanto la radio, a me quello che mi piace della radio è che è fatta con le parole. Siccome mi piace moltissimo le parole, mi piace pure molto parlare, forse si vede, non so, da bambino, insomma, mi piacciono le parole, mi piacciono come sono le parole, come possono essere diverse, come possono essere montate, come possono essere riusate, e mi piace parole dette, cioè io ho il culto dell'oralità. Io in realtà non amo molto la scrittura, nonostante legga molti libri, ne ho scritti pochissimi, scrivo pochissimo, perché non c'è nulla di più bello, secondo me, dell'oralità. Delle parole che volano, no? C'è quel modo motto latino, verba volant scripta manet, che è stato, ahimè, rovesciato dai cultori della scrittura. In realtà quel motto non voleva dire che le parole sono meglio perché volano. Non si sa perché noi diciamo verba volant scripta manet per dire che figa la scrittura che rimane. No, quello che l'ha detto per dire la scrittura certo è bella, però rimane lì, invece le parole volano. Per dire come la propaganda degli editori ha sconvolto le intenzioni di una delle più belle perle di saggezza, quelle per cui le parole volano, non si possono fermare. A me piace molto. La radio è fatta di parole, la cultura significa usare le parole in modo serio, consapevole, non monotono, motivato. Oggi questa è una battaglia fondamentale, quella delle parole, quella della lingua, perché. Io ma, spero si sia capito, non c'ho nulla, ma insomma, frequento i social, insomma, senza esagerare, ma insomma, non ho nulla contro, non so, però effettivamente un impoverimento del linguaggio c'è, per tante ragioni anche tecniche, no? Quando devi iniziare a 140 caratteri o il po', quello, insomma, le lunghezze che usate, insomma, io penso molto a Twitter perché quello che conosco meglio, ma insomma, è chiaro che ragionamenti complessi, ragioni non proprio assertive, frasi non proprio lapidarie, fai fatica. E invece questo è grave. Le parole, se non salviamo la qualità oltre che la quantità, la ricchezza oltre che la libertà delle parole, no? E la cultura, la radio mi piace perché la radio è fatta di parole, e la cultura oggi è anche una grande sfida sul linguaggio, anche dentro la pandemia l'abbiamo visto, al di là poi addirittura dei negazionismi o delle falsificazioni, ma proprio l'uso consapevole, preciso, responsabile, delle parole. Per cui fare cultura alla radio significa parlare di oggetti il più possibile, che hanno bisogno, insomma, di qualità, e poi farlo con un linguaggio che sia all'altezza di questo contenuto. Cioè, se uno parla di, lasciamo stare Dante, ma di Stevenson, che è uno dei più grandi scrittori, non può parlare di Stevenson con un linguaggio smozzicato, perché quello è un grandissimo scrittore, proprio perché, capite? Cioè, perché raccontava grandi storie con delle parole magnifiche, no? E poi significa pensare all'udito, sempre, a quale senso, dove entri te con l'udito, e
l'udito in Italia è un po' difficile, perché noi siamo una cultura visiva, no? Siamo una cultura dai tempi della lotta contro dell'iconoclastia, insomma, i primi concili cristiani in cui gli orientali erano contro le immagini e noi a favore delle immagini, insomma, c'è tutta una storia che dà alla visione, alla televisione da noi un potere smisurato che non altrove. Quindi mi interessa lavorare sulla parola anche per questo, perché si lavora su una cosa che è un po' critica rispetto alla visione prevalente e un po' pure appartata, perché tutti si occupano di visione, quindi mi è piaciuto, diciamo, trovare il mio spazio dove c'era meno affollamento, forse. Sergio, sei prenotato? Sì, mi coltiva la questione proprio dell'uso delle parole, che ha a che fare strettamente con il giornalismo culturale, no? E, sicuramente tra questi studenti ce ne saranno alcuni che dopo la laurea vorranno avventurarsi anche in questo pianeta. E, appartengo anch'io ad una generazione che ha conosciuto un giornalismo, perché sono giornalista anch'io, in cui non c'era Google e non c'erano i social, e in cui le informazioni che davamo dovevamo grattarcele sulla strada, cioè nella realtà, nell'one-to-one, cioè nelle conversazioni, nelle telefonate. Da questo punto di vista, cosa si può consigliare a questi ragazzi rispetto, mi rifaccio sempre a quell'intervista, da parte di uno che appunto si presentava con una valigetta riempita di libri, con la garzantina universale e quella della letteratura. Oggi noi siamo immersi nel mare di informazioni, quindi la domanda è: come si fa a distinguere tra le informazioni che abbiamo a disposizione? Sì, sì, è chiaro, noi siamo passati, questa è un po' una cosa vertiginosa che è successa, che siamo passati, io e Sergio siamo viventi, questo è fuori discussione, adesso qualunque giudizio diate di noi due, quindi siamo passati da una generazione, e nemmeno proprio cadenti, diciamo, quindi come me e Sergio, che appunto le notizie, come dice lui, se le grattavano per strada, non c'erano. Io non riesco a capire nemmeno tanto come facevamo, senza Google, vabbè, però c'è vita prima di Google. Io appunto avevo una valigetta, poi insomma, per l'intervista a cui faceva riferimento Sergio, c'era questa valigetta, per cui veniva una foto un po' patetica, mi è dispiaciuto, che sembrava proprio che stessi partendo una valigetta di cartone, di cartone, no, insomma, beh, però dentro c'era due garzantine, una cosa si chiama libro dei fatti, che c'è ancora, ma forse se lo fino nemmeno, che è una cosa che ogni anno ci sono tutti i fatti successi, e mi piace moltissimo perché uno vede tutto quello che è successo, e poi c'ha delle appendici tipo tutti gli stati del mondo, la Costituzione, sempre quelle cose che quando tu sei in onda, in diretta, qualunque cosa succede, sfogliavi, riuscivi a trovare l'articolo della Costituzione oppure la data di nascita di Emily Dickinson, insomma, facevi tutto con queste garzantine. Siamo passati, e quindi tutto quello di cui stiamo parlando era qualcosa di raro. Era rara la notizia, cioè bisognava cercarsela, rara, era nascosta, era difficile in pochi secondi sapere tu, insomma, la sovrabbondanza in poche generazioni come quelle visibili nello schermo di questa cosa qua, che tra l'altro meriterebbe pure questa, il modo in cui parliamo. Siamo passati dalla rarità alla sovrabbondanza, la scarsità alla sovrabbondanza. Così è una cosa abbastanza scioccante, è chiaro, è possibile che tutto il sistema della comunicazione abbia perso la testa proprio perché, come uno che vince la lotteria, insomma, noi in un tempo, guarda, ragazzi, pensate, questo adesso a parte sono argomenti che si prestano ovviamente al gioco dei ruoli, io quando ero io facevo, non c'era, però guardate che l'umanità, fin dai primi tempi di cui noi abbiamo traccia, le tragedie greche, i miti, l'umanità ha sempre voluto comunicare, l'umanità vuole comunicare per dare delle informazioni, per dire sto tornando a casa, butta la pasta, o per dire l'Inter ha vinto, purtroppo quest'anno andrà così, oppure dire, adesso qualcuno si arrabbierà, spero, non siate così infrangibili, il Cagliari si salva, speriamo, noi diciamo, che facciamo le corde, non ti lo so. E per dare delle informazioni, però noi vogliamo comunicare a prescindere dalle informazioni, no? È una verità che possiamo trovare in ciascuno di noi, c'è proprio un'ansia di comunicare che prescinde dal fatto che devi dire davvero qualcosa, come è evidente dal testo di molte telefonate, no? Non vedi niente.
Allora, l'umanità fin dal ha voluto comunicare più velocemente, ampiamente, esattamente possibile. L'umanità ha sempre avuto questo demone di comunicare il più velocemente, perché arrivare prima per tante ragioni, anche utilitaristiche, ma più largamente, perché vuoi raggiungere più persone possibili, poi a volte no, ma insomma, quando vuoi comunicare, e più esattamente. Ci ha avuto questi tre demoni. Se voi studiate la storia delle comunicazioni, ci sono dei libri bellissimi perché sono storie epiche, cioè proprio di invenzioni continue. Magari Sergio, non so se nel corso li vedete, ma hanno inventato di tutto per tentare di comunicare. Intanto, quando hanno vinto a maratona, hanno preso il primo e il più veloce, non hanno preso uno a caso. Hanno preso il più veloce, hanno detto corri Atene e dire che abbiamo vinto. Hanno preso il più veloce, diceva grazie, ah, beh, insomma, quello è morto, no? Forse ricordate il mito, quello corre, fa i suoi 42, quant'è la maratona? 42 e... C'è qualche runner tra i ragazzi? 42. No, 42 e 370 metri, perché lo so perché sono i 370 metri che ti ammazzano, mi dicono tutti i maratoneti, 42. E hanno preso questo Filippide o Filippide, manco si dà bene così, ma gli hanno detto guarda, corri Atene, quello va là, fa in tempo a dire, mi sembra di dire, fai rete Nicomachei, no? Siate felici, abbiamo vinto e muore, no? Bellissima. Se prendete... al ritorno di Agamennone, cioè nella tragedia greca, lui torna sull'isola da Troia e gli dice, ci mette tutta una notte, un giorno, arriva e lei sa già, Clitennestra sa già che avevano vinto, perché come dice la tragedia, da un monte all'altro un fuoco l'aveva avvertita. All'inizio del Novecento, uno, ovviamente può essere solo un tedesco, ci ha provato a accendere fuochi su tutti i monti, ed è vero che tu puoi in una notte comunicare con un fuoco. Poi l'umanità ha inventato i segnali sonori, i tamburi parlanti africani. Se avete un'oretta da perdere, andatevi a vedere la storia dei tamburi parlanti africani e del linguaggio ridondante che usano per dire una cosa, rimarrete stupiti dalla ingegnosità con cui l'umanità ha sempre provato a comunicare con tutti i mezzi, il fuoco, il fumo, la carta, i tatuaggi, le frecce mandate in alto, vabbè, insomma, le bandiere, le torri, tutto per comunicare, più esattamente, velocemente e ampiamente possibile. Beh, noi abbiamo quello strumento. Cioè, dal punto di vista della storia delle comunicazioni, di questa storia delle comunicazioni, la storia è finita. Lo dico così, no, esagerato, però la storia è finita. Cioè, abbiamo per le mani una cosa che io ho per le mani in questo momento, non so come mostrarvi, dove state voi, qui dentro c'è una cosa in cui comunico esattamente, immediatamente, cioè con una velocità istantanea e ampiamente, insomma dipende dall'indirizzo di posta elettronica che ho catturato, ma se voglio ampiamente. Capite che dico? Cioè, questa è una cosa enorme che non è che possiamo usare per mandare le faccine. Cioè, in questo sento, insomma, tante cose della vita mi sembra vadano alleggerite. Questa non va alleggerita. Questa noi dovremmo renderci conto che siamo tutti insieme. Perché, insomma, una generazione che ha per le mani una potenza di comunicazione che nessuno ha mai avuto e che tutti hanno sognato. Cioè, adesso... La comunicazione non è come la medicina che ha della gente, tanta gente che ha perso la vita per trovare il farmaco, per scoprire l'isola lontana. Le comunicazioni, diciamo, sono relativamente prive di sangue, relativamente, perché in realtà per la libertà di informazione c'è gente che ancora oggi paga con la vita. Però voglio dire, c'è tantissima umanità che ha lavorato, ha fatto, ha pensato, ha agito, ha sbattuto... noi abbiamo in mano questo. Questa è un po' la cosa etica che mi andrebbe di dire accanto a tutte quelle più, invece più così, insomma, pragmatiche e politiche, diciamo, che si possono dire sulla comunicazione. Secondo me questa cosa deve darci un po' di responsabilità, ma pure un po' di entusiasmo. Cioè, deve darci il senso, diciamo, la fortuna, ma non è la fortuna, mi interessa la fortuna, diciamo la forza, la bellezza della sfida che abbiamo di fronte, avendo uno strumento di comunicazione che l'umanità ha sempre sognato, che è quello che il pubblicitario avrebbe detto il massimo della comunicazione, ci fosse stato un pubblicitario a promettere il web, no? E questo adesso è qui dentro sta cosa che dobbiamo un po' pensarci, con tutti i casini, le difficoltà, la mercificazione, la commercializzazione, però con questa possibilità che nessuno ha mai avuto, dobbiamo pensare, è una sfida, no?
Quando accadono queste cose così, esattamente con la pandemia, una sfida tragica, questa è una sfida un po' epica, questa della comunicazione, ma anche etica, epica, ma anche un po' così, diciamo, vitale, perché è una possibilità in più, enorme possibilità in più che si è creata a un certo punto nella storia. Basta, mi sto lasciando trascinare. No, no, Sentiamo, grazie. interessantissima questa cosa, dal recupero dell'oralità, dalla messa in primo piano dell'oralità alle tre chiavi di lettura della nostra comunicazione. Io inviterei a questo punto anche a darti un attimo di treva, così puoi bere un No, bicchiere non c'è d'acqua, problema. e a invitare gli studenti o chi è presente comunque in senso lato a fare domande, esprimere curiosità. Potete farlo sia scrivendo nella chat, se volete, sia parlando dal vivo. Sì, io, salve, volevo chiederle, secondo lei, qual è la difficoltà nel passare dalla radio alla televisione o viceversa? Per me è enorme, tragica. Francesco, ti chiami? Leggo bene? Francesco, sì. Ah, vabbè, ah, Francesco, così, beh. Modena si direbbe. Francesco, allora, ma vabbè, beh, il banale è quello dell'immagine, no? Che è banale, ma è radicale, cioè, insomma, guarda, io ho fatto televisione, fine degli anni 90, sì, anche progetti grossi, seri, andati molto male, pure per colpa mia, magari, però proprio perché. Ma guarda, io penso ci ho due cose, una appunto tecnica, diciamo, è questa qua dell'immagine, che è una cosa proprio a parte, cioè devi proprio governare un altro processo narrativo, un altro processo comunicativo, è proprio molto diversa questa cosa qua. E poi c'è un problema di potere. In Italia, per quell'accenno che facevo prima al potere delle immagini, noi veniamo da una cultura in cui il potere delle immagini è immenso, da sempre. Adesso tutti parlano di Dante, no? C'era quella adesso, scusatemi per la rozzezza con cui parlo di argomenti molto diversi da quelli, però lì ci fu tutta la discussione, cosiddetto, tra gli stilnovisti, su come uno si innamorasse, no? E stabilirono per gli occhi, l'amore che per gli occhi al cor s'apprende, no? Ci fu un'altra ribadire di questa, Francesco, centralità dell'immagine, della visione che c'è nella nostra cultura. E effettivamente è così, noi ci siamo dentro, quindi ce ne rendiamo conto poco, ma io mi ricordo una delle cose più mi impressionavano leggendo Le Mille e Una Notte, è che nelle Mille e Una Notte ci si innamora sentendo parlare di una persona. Cioè, a un certo punto, adesso dovrei risalire Mille Notte, ma è un libro di 6.000 pagine, non lo ritroverò più, ma c'era, insomma, uno, adesso lo schematizzo, non sa, per quello che conta, che dice, guarda, c'è a Samarcanda, mettiamo, che è l'unica città lì che conta, a Samarcanda c'è una ragazza con gli occhi la pelle di pesca, gli occhi di brace, il seno di melograna, a sentirla nominare c'è uno che si innamora e muore, muore d'amore. Cioè comincia a struggersi, a pensare a questa cosa che a me sembra bellissima, una bellissima metafora della radio, ovviamente. Non vorrei tanto. Questa cosa qua a noi ci sembra proprio incredibile, perché siamo dentro un dominio della cultura visiva, dell'immagine, che ha tante ragioni, radici, ripeto, i primi concili cristiani, se volete leggere tutta la polemica sulla iconoclastia che ha prodotto l'arte orientale, che è iconoclasta come l'arte astratta. Qualcuno ha detto che il trionfo dell'arte astratta è il ritorno vittorioso degli iconoclasti che noi abbiamo sconfitto nel IV-V secolo, con la grande stagione del Rinascimento, il Barocco, cioè l'immagine per noi è tutto. Siamo anche un popolo che, insomma, ci tiene molto all'immagine, tutte queste cavolate che si dicono sugli italiani, che come tutte le cavolate contengono degli elementi amari, a volte, o di verità. Quindi, devo dirti, sul piano tecnico la vera differenza è questo fatto dell'immagine, che tra l'altro a me. L'immagine instaura anche un rapporto gerarchico diverso, no? Tra chi ha l'immagine, per esempio in televisione, continua a essere molto difficile, se ci pensate è quasi incredibile, continua a essere molto difficile la partecipazione del pubblico in televisione. Perché? Perché mentre la radio dal 69, la radio il pubblico partecipa da gennaio 69, quando venne inventato un programma che si chiamava Chiamate Roma 3131, fino allora nessuno aveva mandato in onda le telefonate. Questa sarebbe una bellissima pagina di storia delle comunicazioni. Perché nessuno aveva mandato in onda le telefonate fino al gennaio
sì, febbraio, mi ricordo, del 69, e perché appena le mandano in onda tutti chiamano? Non so se volete rispondere la prossima volta o un'altra cosa. Però insomma, fino allora il pubblico non partecipava. Mentre ancora non partecipa, sono passati al 69, 52 anni, 53 anni, 52 anni al 69 ancora. Perché? Perché io partecipo con la mia, adesso un po' con le così, con Skype o le piattaforme, tu riesci a partecipare, perché tante volte anche gli ospiti loro, stamattina ho fatto come adesso un programma televisivo con la stessa immagine, ero vestito meglio in altro modo, però per dire, forse adesso è diverso, ma prima c'era una tale, diciamo, differenza di gerarchia tra chi partecipa al programma solo con la sua voce e chi c'ha l'immagine, che di fatto la televisione non può prevedere la partecipazione del pubblico. Il pubblico partecipa solo indovinando i fagioli della Carrasca, per chi se li ricorda, oppure a chi l'ha visto, perché partecipa dicendo: guarda, l'ho visto Francesco che era scappato, e te beccano pure se sei scappato, Francesco, non c'hai, perché ti vedono alla stazione di Macomer. La stazione Macomer è piena di gente che spera di partecipare a chi l'ha visto, quindi però se no non partecipa, questa gerarchia ti dà la misura del fatto che l'immagine è anche un elemento di potere. Quest'altra cosa del potere, che in Italia è stato ed è molto forte, non a caso abbiamo avuto uno dei paesi al mondo in cui un imprenditore televisivo diventa capo del paese, del governo, insomma, al di là, diciamo, dei giudizi sulla persona, è il sintomo di questo enorme potere che ha l'immagine, tutta quella dimensione lì. Tutta questa cosa, devo dire, un po' non ho talento, un po' non mi sembra, insomma, quasi inavvicinabile. Ecco, questa è un po' la differenza e l'elogio della radio che vorrei fare, diciamo, sotterraneamente, diciamo, nell'indicazione, credo, oggettiva della differenza. Leggo la domanda di Giulia, o Giulia la vuole leggerla lei? Giulia Pinna? Forse Sergio volevi dire qualcosa, ti ho interrotto? No, stavo guardando la domanda di Giulia. Allora, la leggo perché non... Io non la chat. Forse... Nel trasmettere le informazioni nei vari media, come fronteggiare il cambiamento di sensibilità del pubblico in relazione alla ricezione delle tipologie di informazioni? Cioè il fatto che per catturare più ascolti ci si rivolga ad un pubblico che è tempestato da molte informazioni di cui sempre di qualità inferiore, più volte all'intrattenimento, senza banalizzare il contenuto a nostra volta? Non le funziona Giulia, no, vabbè, intanto traggo un paio di elementi interessanti dalla domanda di Giulia. Ma prima di tutto, st'idea strana, no? Che più cose ci sono e più le cose peggiorano, ma guardate che dovrebbe essere il contrario, no? La concorrenza serve a alzare la cosa. Se c'è solo un fornaio in paese, qualunque pane fa, mangio il suo. Se arriva uno che fa il carasau migliore, vado da quell'altro. Finché c'è uno... Quindi Giulia dice la verità, ma dice una verità un po' strana, no? Un po' indicibile, un po'... Perché la concorrenza dovrebbe abbassare la qualità? La concorrenza è un meccanismo umano e poi capitalistico che alza la qualità, o altri elementi, ma insomma la concorrenza serve a quello. Cioè, se c'hai tre centravanti, gioca il più forte, non è che gioca il peggiore dei tre centravanti, della concorrenza calcistica, non so che esempio usare per venire incontro alle vostre diverse competenze. La moda è un settore molto concorrenziale, in Italia molto, molto, molto concorrenziale, infatti produce una qualità del nostro abbigliamento, insomma, fatemi da giudizi personali, ma insomma è alto, no? Perché Giulia dice una verità, ma che verità è questa? Perché la concorrenza, siamo noi che scegliamo. Quindi lei giustamente, mi sembra, usa la parola emozioni? No, mi sembra, siccome... le sensibilità, è un po' quella la questione, però, insomma, pure lì, restituiamoci tutti un po' di libertà e di responsabilità. Siamo noi che scegliamo, non si capisce perché la concorrenza dovrebbe generare un peggioramento, un abbassamento. Naturalmente non è che non lo capisco, è che si rivolge a sentimenti, ed è evidente, questo è un certo tipo tipologia di programmi televisivi, ma ormai anche di comunicazione giornalistica, a un certo tipo di sentimenti che è più facile suscitare e mobilitare. Cioè, questo è un po' il problema dei social. Adesso c'è quella cosa, come si chiama,
quel film documentario molto bello, perché racconta come tutto sommato alla nascita persino di Facebook non è che loro pensassero di produrre una cosa nella quale dominavano le manipolazioni, i sentimenti, le false informazioni, le dietrologie, i complottismi. Il problema è che a parità di messaggio quei messaggi lì suscitano più engagement e più involvement, cioè più attenzione, più partecipazione e più tempo che ci si dedica, più moltiplicazione di messaggi. I famosi algoritmi scelgono quei messaggi da promuovere, capite? È banalissimo a vederlo, il lavoro, il meccanismo che l'ha generato. Cioè, c'è una macchina apparentemente neutra che però premia chi fa più traffico, perché per te chi fa più traffico produce di più, produce più popolarità, reputazione, parole che ho sentito usare mi sembra Diego Cavallotti prima, più reputazione, questi valori contemporanei che sono l'attenzione e la reputazione, la producono messaggi più avvelenati, e quindi a loro volta l'algoritmo promuove quel messaggio, perché è un messaggio che è in grado di generare. Questo è un po' il circolo vizioso in quale ci siamo trovati. Io penso che lì una chiave è sempre la responsabilità individuale, poi ognuno di noi so che si sente impotente a partire dalla sua responsabilità, però insomma ognuno di noi c'è anche il problema del rapporto con se stesso, bisognerebbe cominciare da questo. E poi, visto che stiamo parlando di professioni, spero di parlare a persone che professionalmente si occuperanno di qualcosa di simile, c'è la responsabilità e anche il talento di chi lo fa. Ora, io in rete trovo giornali gratuiti, fatti molto bene, gratuiti. Non so se devo fare i nomi, però insomma esistono. E quindi vuol dire che c'è gente che riesce, coniugando un po' di responsabilità, un po' di talento, un po' di ingegnosità, anche ovviamente ricavare fondi, insomma, riesce a fare le cose. Adesso non voglio tornare sempre a Wikipedia, perché poi quello è un caso limite, ormai è un caso proprio limite, però ci sono tante realtà diverse, quindi le possibilità ci sono. Bisogna tanto valori ognuno di noi con la sua personale scelta, premiare le cose quelle là, e poi cercare di lavorare, visto di quello vi occupate, allargando quest'area della comunicazione seria, responsabile, consapevole, non pesante, naturalmente non è quella la questione, anzi insomma. Vabbè. Sì, Sergio ci scrive che Social Dilemma è forse Social Dilemma, esatto, sì, scusa. Si è prenotata Nadia Pinna per una domanda che non è la sorella di Giulia, le l'ho già chiesto, anche se hanno lo stesso cognome. Prego, Nadia. Posso, diciamo, non è vietato parlare da sola. Sì, buonasera. Buonasera, Nadia. Pensavo al fatto che viviamo in un'epoca in cui diciamo c'è stata una sorta di democratizzazione della cultura, e quindi diciamo anche attraverso, o meglio per causa dei social network, molte persone hanno provato questa necessità di esprimere le proprie opinioni anche senza magari averne le competenze. Quindi mi chiedevo se ci fosse un modo per debellare questo che è diventato quasi un trionfo dell'ignoranza, senza sembrare degli oppositori della democrazia, oppure è proprio una causa persa? Domanda cruciale, molto, naturalmente non è che c'è proprio una risposta. Proviamo intanto, come si dice, a decostruire la domanda, no? Cioè a vedere, non per contestarla, Nadia, ma a vedere, non è che gli ignoranti prima non c'erano, no? Quindi noi non stiamo parlando del fatto che c'è più ignoranza, questo non lo sappiamo. Se dovesse basarmi su, diciamo, 50 o 60 anni che vi posso raccontare, io non mi sembra che ci sia più ignoranza. E che prima l'ignoranza taceva? Cioè chi era ignorante stava zitto, non aveva gli strumenti, intanto per esempio era analfabeta. Quindi stiamo parlando del fatto che l'ignoranza viene a galla. E fin qui, secondo me, parliamo... Allora, fatto... Prima di dire, appunto, l'ignoranza forse non è maggiore di prima, secondo me. È più ambiziosa, è più arrogante, diciamo, pretende di parlare. Pure questo non è proprio una novità, Nadia. Cioè, se studi, ne so, le rivolte... Cioè, gli illuministi italiani, i progressisti italiani prima dell'Unità d'Italia venivano uccisi da contadini ignoranti, purtroppo manipolati. Cioè, il mio idolo preferito, che si chiama Carlo Pisacane, viene ucciso da dei poveretti contadini di Sanza, un paese della,
tra la Lucania e la Campania, che vedono arrivare questi, i giacobini li chiamavano, sentono il prete, insomma, vengono manipolati e non è che li uccidono, li fanno proprio a pezzi col macete. Questa è l'ignoranza per me, Nadia, cioè, e quindi c'è sempre stata. Il fatto che venga, finché viene a galla, potrebbe anche essere una buona notizia, visto che tu parli, mi sembra hai usato la parola democrazia, la sfida della democrazia è quella, far parlare tutti, anche quelli che non avevano avuto diritto di parola, e facendo così ti assumi un rischio, se no è chiaro, se no sarebbe troppo perfetta e troppo semplice la scelta, ti assumi il rischio. Questo è vero fin da quanto, Nadia, hanno fatto votare le donne, guarda che non volevano far votare le donne con un argomento un po' simile, dicendo ma quelle non ragionano, no? Non erano, insomma, non ti sto dando torto nonostante l'apparenza, sapete il gioco che si fa la sabbia con lo stecchino che si leva tutta la sabbia intorno, come si chiama? Quello là non c'ha nome, però il gioco che si mette uno stecchino, poi si leva la sabbia, cominciamo a levare tutta la sabbia fino a che questo non cade, sto stecchino della domanda cruciale che hai messo te. Cominciamo a dire, l'ignoranza è sempre stata, viene a galla, si esprime di più, ecco. D'altra parte le competenze, hai ragione, anch'io sono a favore delle competenze, ma dobbiamo stare attenti a non fare il culto della competenza, perché il mondo, cioè i competenti, guardate, sul vaccino, per evitare ogni malintesa sulla pandemia, io mi sono affidato completamente alla competenza di alcuni virologi, ai vaccini, mi sono fatto qualunque vaccino mi danno, l'ho fatto prima, qualunque era, lo so qual era, ma manco io avrei voluto chiedere, perché alla fine... la mia differenza di competenza è tale che io non posso che affidarmi a cosa? Al competente, al processo democratico sociale che lo controlla. Sto togliendo e il bastoncino però non cade, perché la domanda che fai tu è cruciale ed è senza risposta. Secondo me l'unica possibilità, in realtà, perché escludo far tacere gli incompetenti, perché io sono a favore di una democrazia radicale in cui tutti parlano, specie gli incompetenti, devono parlare, li voglio sentire, devono presentarsi al dibattito pubblico, devono stare tra noi, devono tirar fuori la cosa che avevano dentro, che sennò diventava il macete con cui uccidevano Carlo Pisacane a Sanza. Quindi io, la mia concezione di democrazia è che devono parlare, rischiando quello che... L'unica possibilità che io vedo è attiva, non è passiva, non è alternativa, cioè creare luoghi attendibili di informazione, luoghi credibili di informazione, luoghi affascinanti, insomma, nel senso di seducenti, non punitivi di informazione, capisci? Valori, i libri sono luoghi, c'è un libro che uscì in questi giorni che si chiama Bruciare i libri, di un bibliotecario inglese che si chiama Ovender, cioè, i libri sono una specie di zattera della verità, perché i libri in genere sono approfonditi, sono più corti, sono fatti da competenti. Cioè, l'unica arma che noi abbiamo, Nadia, è valorizzare, cioè per combattere quello non è scendere su quel terreno o vietare quel terreno, ma creare un altro terreno. Cioè la competizione, la concorrenza che dicevo prima, creare luoghi di informazione decenti, intelligenti, informati, competenti, aperti e non chiusi, con un linguaggio inclusivo e non un linguaggio escludente, e puntare a vincere quella concorrenza. Questo è il modo mio democratico di rispondere, anche devo dire adesso senza vanità, insomma, ho lavorato in un progetto, quello di Radio 3, che per me era questo, un esempio sulla scienza, di cui molti programmi abbiamo fatto, creare un luogo informato, attendibile, che si conquistava col tempo la fiducia, con un linguaggio inclusivo che puntasse ad allargare l'area dell'ascolto, non a esibire una nostra superiorità o differenza. Maurizio o Edoardo? Edoardo Volpe e Maurizio Liscia abbiamo. Edoardo, vai. Sì, grazie, scusi, non riuscivo ad aprire il microfono. La mia domanda... Scusa Edoardo, questa è la frase più detta di questo anno e mezzo. La frase più pronunciata... È difficilissimo. No, ma non è colpa tua, anzi ti sto dicendo che hai detto una hit del periodo. Non mi si apre il microfono è una delle frasi che ho sentito di più nella mia vita, va bene. Comunque, allora, la mia domanda è un po', diciamo, arzigogolata, è triplice, diciamo. Allora, prima abbiamo parlato di televisione e di radio, che quest'ultima, rispetto alla televisione, permetteva una partecipazione maggiore. Forse ciò che è mancato in questo periodo, credo almeno, è proprio la dimensione umana della comunità, della partecipazione, eccetera.
Volevo parlare a tal proposito di Clubhouse, che secondo me ben si sposa con il discorso che abbiamo fatto sulla radio. Clubhouse praticamente è quella, non so, molto probabilmente ne ho sentito parlare, comunque è un'app che tutti i social comunque adesso si sono prodigati a copiare, quindi come se fosse un qualcosa che mancava all'interno degli altri social, quali Facebook, eccetera, eccetera. Sicuramente non andrà a sostituire la radio in toto, perché come sappiamo comunque cioè il nuovo media non sostituisce quasi mai il media dal quale proviene, il giornale c'è ancora, la radio c'è ancora, eccetera. La mia domanda è, diciamo, su più frangenti. Allora, la prima è, pensa che il suo successo sia dovuto a questa mancanza di contatto e calore umano che la voce è in grado appunto di veicolare? Quindi il successo di Clubhouse appunto che tutti gli altri social stanno cercando di copiare. Poi la seconda parte della domanda è, senza il contesto creato dal Covid, quindi questa assenza di contatto, pensa che sarebbe stato comunque pensa che questo social si sarebbe, come dire, mostra, si sarebbe... È affermato, ecco, scusi, non mi veniva la parola, fino a tal punto, comunque prima o poi sarebbe uscito un social di questo genere. Quali caratteristiche ha in comune con la radio? E l'ultima domanda è, in base alla sua esperienza, pensa che sia un medium che resterà, quindi che è arrivato per restare, o sarà in grado magari di superare la radio? Adesso scelgo a quale domanda rispondere. Come gliela rifaccio, l'ho scritta. Non serve. Okay. No, anche perché è tutta una in fondo che riguarda appunto il Clubhouse. Intanto penso che tutti sappiano meglio di me cos'è, ma insomma lo diciamo, è praticamente una cosa solo vocale, solo orale, senza immagine. Allora, più che rispondere alla tua domanda, Edoardo, ma certo, io me l'aspettavo, potrei dire, è una vita che mi aspettavo una cosa del genere, perché, allora, perché una tecnologia, perché un nuovo linguaggio, un nuovo mezzo di comunicazione si affermi, Edoardo? Occorrono tre cose. Occorre una tecnologia o qualcosa che permetta di fare qualcosa di nuovo, che prima non c'era. Può essere una tecnologia, può essere una legge che permette di fare qualcosa, può essere un'invenzione, insomma, occorre questo. Occorre un contenuto nuovo che riempia questa cosa e che sia in grado di generare, alimentare un desiderio. Così si crea. Se non c'è un contenuto nuovo, una tecnologia non si afferma. Perché? Perché non genera il desiderio che ti fa dire voglio comprarmi quel bene o voglio entrare in quel gruppo. Non so se siete d'accordo e se pensate alle vostre esperienze, diciamo, potete se d'accordo o no, ma una tecnologia da sola non basta. Voi c'eravate quando furono lanciati gli occhiali di Google, o non ve li ricordate, i Google Glass? Sì, non hanno avuto molto successo. Non c'è neanche uno in tutto il mondo. Perché? Perché è una tecnologia che non c'aveva un contenuto. Sull'immagine, io da molti anni, da almeno 30-40, esiste il videotelefono. C'è una società che si chiama Beghelli, che conoscerete, che da 30-40 anni prova a vendere il videotelefono. Cioè un telefono in cui ci si vede. Ora ovviamente è un po' superfluo perché i telefonini ci si vede, ma noi non usiamo la funzione del videotelefono e non vediamo col telefono. Perché? Perché non c'è un desiderio. Anzi, nel caso del videotelefono, che è una cosa che tu la mattina telefonavi e oltre a ascoltarti ti potevi far vedere, non solo non c'è un desiderio, ma te vai proprio incontro a un desiderio, perché il mio desiderio è proprio di non farmi vedere la mattina quando mi sveglio. Adesso lo dico per me, voi magari avete immagine così magnifica appena vi svegliate, che però insomma in genere uno è sempre mezz'ora dopo comincia a migliorare, in genere, le persone che conosco io. Quindi io mi aspettavo una cosa come Clubhouse, perché? Perché noi abbiamo bisogno di comunicare togliendo quell'elemento che a volte è di inquinamento della comunicazione, che è l'immagine. Allora, ti rispondo tutto insieme, perché certo è il Covid che ha moltiplicato queste comunicazioni domestiche, non so voi, perché è l'esperienza del Covid, tra l'altro, è molto diversa secondo le diverse età, è un'altra di quelle cose
tremende o magnifiche per cui tutti vivono la stessa tragedia, ma ognuno a modo suo. Nella mia generazione, per la verità, una generazione anche un po' più giovane, con molta fortuna, tutta quella cosa un po' patetica, avanza dei cocktail, dell'aperitivo, tutti connessi, persino della gente che cucinava connettendosi, ognuno faceva vedere cosa cucinava l'altro. Ecco, secondo me lì dentro è nata, Edoardo, la necessità di fare una cosa senza farsi vedere. Dalla forma, dalla stanchezza, dalla strematezza che ha indotto questa continua, questa grande comunicazione con tanta esposizione. Quindi Clubhouse, una cosa in più, se proprio vogliamo andare in profondità e posso dire verità che mi vergognerei di dire, io penso la parola da sola sia più intensa. Io penso la parola senza immagine sia più pesante, più intensa, più significativa. E quindi, non solo, sono pure cioè si crea una dimensione. Lo so che non è così, che dentro Clubhouse, scusate il termine, si cazzeggia, scusate il termine poco accademico, ma insomma è quello che accade in Clubhouse. Peraltro non, perché c'è un sacco di stanze, sapete che Clubhouse organizza le stanze, c'è un sacco di stanze in cui si propongono di discutere di libri, c'è una cosa forse però sulla Divina Commedia, magari dentro non c'è nessuno, c'è solo quello e la proposta, però perlomeno nel menu ci sono delle stanze nelle quali, però è ovvio che poi la comunicazione è una cosa leggera, però fatta senza immagine, è fatta per restare, credo di sì, nel senso che, allora tu, diciamo, hai detto una cosa vera, ma non del tutto, quando dici nessuna media cancella gli altri, questa lo so, è una cosa che si legge nei libri, diciamo tutti, nessun media ha veramente, non è che quando è arrivato la televisione ha ammazzato, non è quando è arrivato il cinema ha ammazzato il teatro, quando è arrivata la televisione non ha ammazzato il cinema e via via, però Clubhouse, ripeto, perché c'è questa maledetta questione dell'udito, che se tu stai su Clubhouse non puoi sentire la radio, non puoi sentire i podcast. Tutti insieme, radio, Clubhouse e podcast, i podcast abbiamo parlato poco, ma sono una grande, hanno rivalutato questo senso dell'udito, il senso nel senso proprio del biologico. Perché sono tutte forme che rilanciano l'udito. Adesso tenete d'occhio la Nuova Sardegna, perché Giacomo Mameli, uno scrittore di Perdas de Fogo, un giornalista scrittore di Forgesso, sì, Forgesso dice che serve Perdas de Fogo, ha detto che pubblicherà un testo, una ricerca sul ritorno dell'udito, della voce, di tutte queste forme fatte senza immagini. E secondo me è una grande cosa, una grande novità, ed è frutto di quella concorrenza, vedete come funziona bene, di questo allargamento di spazi in cui tornano delle cose apparentemente antiche, perché io lo capisco che di fronte alla splendore dell'immagine una cosa fatta solo di parole possa sembrare antica, ma non è così, la storia non è che c'è una linea, che c'è l'antico, il moderno, no, ci sono delle cose che c'erano prima che sono più moderne di cose che sono venute dopo. Una comunicazione solo vocale, secondo me è una grande modernità, perché va a colpire una parte di comunicazione che viene danneggiata dal dominio dell'immagine. Questa, insomma, lo penso da tanto, ho lavorato molto su questo, quindi se ho risposto in questo modo un po' all'insieme delle cose che dice Edoardo, con questa attenzione guarderei Clubhouse e tutte le app imitative, come dicevi tu, che stanno aprendo tutti, creando delle stanze dove sostanzialmente si parla. Diciamo che da un lato si parla, dall'altro il vero dato è che si parla senza immagine, il che dà una libertà, una mobilità, una modernità. A me è proprio una delle cose che mi fa impazzire quando si pensa che la televisione è più moderna della radio. Ma come può essere più moderno un medium che per vederlo devo star fermo su una poltrona, più o meno? È più moderno di uno che posso sentire andando a correre, andando a passeggiare di nascosto? Posso sentire la radio di nascosto? Pensate che la televisione di nascosto come fai? Se ho sentito la radio, tutti in pensieri da Fantozzi in quel film là, no? Insomma, poi la radio ovunque, no? È leggera ovunque, quindi non ha bisogno di supporti, sta qui, sta dentro i PC naturalmente. Ovviamente lo dico così un po' per pure per gioco, no? Non lo so benissimo, è più moderno, poi non è manco quella la questione. Però che queste forme qua ritornino, secondo me è molto interessante e dà molte possibilità anche di lavoro, e dimostra come inventarsi un lavoro non significa solo andare incontro ai propri tempi, ma significa pensare pure ai limiti del proprio tempo, cioè al fatto che nel proprio tempo qualcosa rimane scoperto e il coraggio di scommettere su quella cosa, no? Sicuramente se uno andava a proporre Clubhouse a un grande investitore 5, 6, 10 anni fa, quello dice, ma sei scemo, cioè la gente parla con la banalità di WhatsApp, dei video di WhatsApp consente di parlare guardandosi, vedo come sta
mia figlia, che peraltro non usa mai l'immagine nelle centinaia di telefonate che ci facciamo, perché non gliel'ho mai chiesto, ma avrà le sue buone ragioni e le capisco, perché deve farsi vedere dal padre quello che sa fare, no? Scusate la divagazione personale, ma è fatto un po' di questo, siccome non, diciamo, guardare un po' alla propria esperienza è utile a volte per vedere con più nitidezza i fenomeni, no? Questo di Clubhouse è così, è molto interessante, sono contento che Edoardo lo ha così valorizzato. Grazie mille. Maurizio. Maurizio. Sì, buonasera direttore. Allora, io metto le mani avanti e dico, vorrei fare una domanda un po' complicata. Anzitutto parto dalla riflessione che ha fatto poco prima della domanda di Edoardo, quanto comunque mi trovo anche abbastanza d'accordo con quello che ha detto, per quanto riguarda appunto sulla competitività, cioè sul fatto di che ognuno appunto debba dire la propria in uno stato appunto di democrazia. E io sono una persona che segue molti dibattiti in TV. Sto notando sempre più spesso che le discussioni si fanno sempre più tossiche, e soprattutto questo anche alimentato anche dal, diciamo, dalla componente social, in cui appunto ognuno afferma la propria ragione, a volte anche limitando il diritto di replica, anche, diciamo, un diritto di replica cordiale, cortese, quindi si sta affermando anche una sorta di tu non sei, cioè mi è capitato molto spesso di sentire tu non hai le competenze di parlare di un certo argomento, quindi non devi parlare, devi stare zitto, devi ascoltare chi ha le competenze, oppure anche per quanto riguarda anche, diciamo, dei temi sociali, tu devi stare zitto perché non hai provato certe cose, eccetera. Volevo chiedere se, stando appunto al discorso che stava facendo lei prima, si sta creando un modo di non comunicare, si sta creando un modo di non comunicare con chi non è competente. Cioè, ho notato molto spesso anche da parte di intellettuali, di persone, di personaggi anche di giornalisti, un modo anche in TV, così come soprattutto nei social, un modo molto poco favorevole al dibattito. E volevo chiedere anche se questa cosa si rifletta in qualche modo nella radio. Se è presente questo fenomeno anche nella radio, se si sta in qualche modo arrivando anche nella radio, diciamo, ad avere questo fenomeno. Allora Maurizio, grazie. Questa domanda mi mette in imbarazzo. L'imbarazzo è un sentimento. No, ma secondo me l'imbarazzo è un sentimento ottimo, utilissimo, perché l'imbarazzo ti costringe a pensare. Nel senso, quando uno è in imbarazzo, pensa a come uscire dall'imbarazzo nel quale. No, non che. È che l'imbarazzo è questo, diciamo, che io penso che anche gli incompetenti, l'ho detto poco fa, che anche gli incompetenti devono parlare. Però naturalmente tremo all'idea di una società che si affida o dà ragione agli incompetenti. Come esco da questo dilemma? Dal fatto che ritengo ingiusto un atteggiamento che, per riassumere forse una parte di quello che diceva Maurizio, è continuamente intimidatorio. Tu non sai, non hai fatto, non hai visto. È certo che io non so, non ho fatto, non ho visto, non posso sapere, fare e vedere tutto. E comunque ho diritto, questa è la democrazia. La democrazia dà il potere a gente che non ha nessun diritto. Lo capite? Lo capiamo questo? Cioè, perché prima il potere ce l'avevano per diritto di nascita, per diritto di territoriale, per diritto di, cioè, i soldi. Questi sono i diritti. Uno dice, ho diritto. In democrazia quello che governa non è che ha diritto a governare, ha il diritto superiore a tutti questi, che è appunto la libertà, la democrazia, l'uguaglianza. Ma non è che ha studiato, ecco. Il discorso che fa Maurizio è interessante, che allora diciamo, allora guardate, adesso votano solo quelli che hanno capito com'è sta proteina spike che trasmette il virus.
se hai capito com'è sta proteina spike e me la sai spiegare, puoi votare. Mi sembra giusta una società del genere? Anche se probabilmente prenderebbe una decisione giusta, misurata, forse, perché poi avete visto che le divisioni anche fra i competenti non sono meno violente, meno radicali. Questo è un grande problema, bellissimo problema della democrazia. I problemi belli sono quelli alti. Questo è un problema alto. Cioè, come fare a includere quelli che non hanno nessun diritto, nessuna educazione, nessuna dargli il diritto di voto, quindi di decidere. Noi abbiamo deciso il suffragio universale. Il suffragio universale l'abbiamo fatto perché prima votava solo il censo, cioè quelli che c'avevano i soldi, ma quelli che c'erano i soldi erano pure quelli che avevano studiato, specie nelle società di allora. Quindi quando noi leggiamo votava solo, si votava per diritto di censo, ci viene il vomito. Se leggessimo si votava solo avendo un titolo di studio, già qualcuno di noi comincia a dire ma mica era la stessa cosa, si vota. Invece è sbagliato, no? Invece è sbagliato, per me è sbagliato, cioè la mia sfida è far votare tutti, far esprimere tutti, creare una forma, questo è il cuore della domanda, ahimè, del problema che pone Maurizio, perché domanda, creare un ambiente nel quale l'emergere delle opinioni non fa trionfare quella urlata o quella più facile da riassumere in pochi secondi. Rispondo anche perché è interessante una cosa che ha scritto Riccardo sulla chat, sulla diminuzione dell'attenzione, della soglia dell'attenzione, degli spazi dell'attenzione, no? Delle cose più brevi, perché le cose si toccano, si sovrappongono naturalmente. Potrei rispondere un po' ironicamente a Riccardo, come a tutti in genere questa domanda, Riccardo la fanno non persone più giovani di me, ma persone della mia età, che dicono, c'è sempre meno attenzione, siccome lo dicevano pure i miei genitori a me, e secondo me lo dicevano pure i miei nonni e i miei genitori, che c'è meno attenzione, meno concentrazione. Forse è vero che c'è meno attenzione, ma io mi sono sempre chiesto, ma che attenzione c'era all'inizio, se sono 2000 anni che l'attenzione diminuisce? C'era appunto il Big Bang, c'era una specie di concentrazione enorme di attenzione, e dal Big Bang in poi c'è sempre, perché tu ogni generazione dice alla successiva, ma non ti riesci a concentrare, perché prima vedevamo le cose di 10 minuti, adesso come dice Riccardo, i video di TikTok di pochi secondi. Ma questa è una risposta ironica che serve a far pensare, ma non è la risposta giusta. La risposta giusta è che effettivamente il problema nostro è come risolvere il fatto che l'accesso al dibattito, per cui parlano pure gli... Poi aspetta, Maurizio, noi stiamo a parlare degli incompetenti, ma tu ti riferisci a delle cose televisive, lì non è che parla l'incompetente, lì parla di uno che è, non facciamo nomi, è deputato o qualcosa, è sindaco di qualche città, è critico d'arte ed è un incompetente assoluto, e pretende con la sua incompetenza scientifica di ammazzarci tutti. Questo è il problema, non è che parlano gli incompetenti, attenzione Maurizio, perché non è che parlano le persone che vengono dalla strada, rispetto alle quali posso avere rispetto, parlano delle persone ricche, piene di sé, col tempo per leggersi tutti i giorni, che non sanno niente, che sono ignoranti, che sono tecnicamente ignoranti, arroganti, prepotenti, sovrappongono la loro opinione alle verità degli altri, ma non a partire dall'incompetenza, attenzione. Diciamo le cose vere sui talk televisivi, non è che tu vedi l'incompetente, cioè non diciamo le professioni, perché non voglio offendere nessuno, ma non vedi una professione legata alla terra, che insomma manca priva di letture, non vedi delle persone con molte letture, con molta arroganza, ben vestite, ma che dicono delle cose terribili, stupide, infondate, banali, e soprattutto dannose, no? Questo vediamo, non è un problema dell'incompetente nel senso dell'ignorante, del povero, dell'analfabeta, del... Ecco, quindi, detto che questo discorso c'entra poco con i talk televisivi, perché lì non è che parlano il povero incompetente che per tante ragioni non ha avuto accesso, parlano persone che hanno tutte le possibilità di accedere a tutte le informazioni, i beni, e non lo fanno, o lo fanno mentendo, o non lo fanno manipolando, non lo fanno. Questa è la verità del dibattito sulla pandemia, insomma, non è che... Poi invece venendo all'altra cosa, la risposta è solo debole, lo ammetto, perché è una debolezza che ammetto, perché no, è quella che puntare sul dibattito pubblico più ampio possibile, quindi nel modo modello inclusivo che mi sembra risponda all'obiezione di Maurizio, no? Che molto spesso questi dibattiti si presentano in modo intimidatorio, punitivo, saccente, arrogante, prepotente. Invece questo qua è un problema purtroppo di chissà anche del linguaggio scientifico spesso, no? Perché si creano dei linguaggi molto specialistici oppure delle figure molto responsabili che hanno studiato, hanno fatto,
Purtroppo lì bisogna evitare questo vizio e puntare su una forma di dibattito, aprire, moltiplicare gli spazi di dibattito allargato, informato, attento, nel quale le opinioni si confrontano, nei quali anche i sentimenti, poi nel caso della pandemia stiamo parlando di paure, quindi stiamo parlando di sentimenti molto rispettabili, anche i peggiori, diciamo, stiamo parlando di paure per la propria salute, di paure per la propria attività commerciale, di paure radicali, di paure legate alla sopravvivenza, quindi bisogna essere indulgenti in questa era, in questo momento, contrariamente alla parola indulgenza non mi è mai piaciuta, poi insomma anche la sua, quel suo connotato, diciamo, religioso, cioè la vendita, l'indulgenza, ecco, in questo momento penso che l'indulgenza reciproca sarebbe una grande qualità pubblica, perché dovremmo ciascuno rispettare il fatto che ciascuno di noi parla perché è ferito, parla perché è impaurito, parla perché è incerto, insicuro, fragile, vulnerabile. Quindi rispettare le opinioni. Certo, se poi le opinioni tendono a presentarsi in maniera appunto arrogante, supponente, violenta o di sovrapposizione, nega proprio questa dimensione, diciamo, pubblica del confronto, che per me è la grande qualità della democrazia, è l'unica arma che una democrazia ha. Peraltro è l'unica arma che ha generato i vaccini. I vaccini nascono dal fatto, o con questi tempi così rapidi, che la società scientifica si è organizzata in un modo in cui la concorrenza e lo scambio però anche di opinioni e il rispetto anche per le ricerche altrui genera progresso. A me sembra un bellissimo modello, adesso senza diciamo enfatizzarlo troppo, ora sembra un bellissimo modello di come un dibattito pubblico generi progresso per tutti, perché un vaccino in un anno è una cosa che nessuna epoca storica, nessuna malattia, nessuna pandemia tanto più ha mai nemmeno potuto immaginare. Bene, io penso che abbiamo approfittato moltissimo della generosità di Marino Sinibaldi, le 5 sono passate da 10 minuti, quindi ringrazierei tutti quanti. Alla domanda di scritta di Riccardo hai risposto. Più o meno sì, la soglia dell'attenzione, no, vabbè, ho risposto in quel modo ironico, sì. Poi dopodiché sì, è vero che le cose sono sempre più brevi, vabbè. Però sono di più, no Riccardo, diciamo che, vabbè. Cioè, nel senso, le cose sono più brevi. Prima sentiva una lunga storia, un lungo messaggio, una lunga narrazione. Adesso luci da TikTok, ammetto lì, insomma, la mia competenza è minima e la mia, diciamo, passione zero, devo dirlo. Mi piace entrare a TikTok, insomma, mi dovete pure rispettare, insomma, a un certo punto uno c'ha la sua età, le sue cose. Però capisco, l'unica cosa che c'ho è che magari ne vedi tante, un po' nevrotica come cosa, ma insomma... almeno ha questo elemento così un po' della quantità, se non c'è sempre quello della qualità o della durata. Grazie mille Marino Sinibaldi, ci hai veramente aperto un mondo anche di riflessioni, di spunti su cui sono sicura che ognuno di noi continuerà a ragionare e a farsi domande, quindi speriamo di poter approfittare nuovamente di te, possibilmente in presenza. Già, perché c'è un antico invito che se esatto, mi... hai un antico invito che dovremmo tutti onorare. No, io voglio. Quindi grazie mille di essere state con noi, grazie ai ragazzi e alle ragazze, grazie a Sergio. Anche. Io adesso non per populismo, ho demagogia, un indirizzo di posta elettronica, nel senso che insomma, se quello che ho detto c'è bisogno di chiarimenti o di, come si dice, feedback o connessioni, mi indirizzo a marino.sinibaldi@gmail.com, se c'è qualcosa che vi ha colpito oppure non avete capito o volete approfondire, spero di poter rispondere, però insomma siate indulgenti appunto anche con i tempi delle persone, però insomma usatelo se vi serve. Grazie anche di questa cosa, grazie mille. Allora, alla prossima volta. Arrivederci a tutti. Sergio, arrivederci ragazzi, molti auguri per il vostro futuro, almeno per l'anno accademico, in modo più concreto. Arrivederci, ciao, grazie. Ciao. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Allora, Sergio, adesso okay. Devo avvisare Diego, che è l'organizzatore, che è in seduta di laurea. Può interrompere la registrazione.